Bene, bene. Buonasera a tutti. Si sta cambiando la configurazione del gruppo. Vediamo un po' le facce nuove. Posso vedere le mani alzate di quelli che arrivano qua stasera la prima volta? Cosa fate qua? Cosa siete venuti a fare? È lecita, è la domanda. In realtà è lecita anche per loro. Cosa continuano a venire a fare qua? Se non ricevo una risposta, da mercoledì prossimo non ci vediamo più. Io personalmente ti avevo dato l'appuntamento. Ti avevo detto che io ero qua questa settimana. Mi fa piacere. Riesci sì, a leggere? Sì, ricordare mai tu. No, ma io mi sono preparato stasera. Sì, però abbiamo fatto... Che avete fatto? Abbiamo fatto la danza, abbiamo pregato e stiamo aspettando. Io ti sto aspettando, grazie. Non mi hai risposto. Caro architetto, non mi hai risposto. Non ti ho risposto. No. Cosa venite a fare qua? Fare le danze e pregare? E aspettare me? Ricordare cosa? Ciò che dice il libro. Ciò? Che dice il libro. Qualcun altro? Riaccordare. Ragazzi, se volete vedermi suicidare, troppo. Siamo sulla strada buona. Già le banderiglie sono prese. Poi... Sa! Non è piacevole andare in giro con due pennarelli piantati nei coglioni, io ve lo assicuro. Qualcun altro? Per rimanere sul pezzo. Sul pezzo? Quale pezzo? Rivoluzione. Va bene, cos'è la rivoluzione? Uscire dal sistema. Uscire dal sistema? Cambiare la testa. Lavorarci piano piano per cambiare la testa. Mi piace. Ecco. Domanda. Perché vuoi cambiare la testa? Perché quella che ho normalmente non mi piace. Ma può essere un capriccio allora. Sicuramente non mi sono espressa bene. Penso che potrei stare migliore, qualcosa intuisco. Sì. Che mi fa sentire che la vecchia non va bene, ma questa nuova che sto aiutando. Sì, stai andando benissimo. In italiano però non mi viene la parola. E di vero in spagnolo? Sto camminando. Sì, passo dopo passo. Dopo passo. Sto acquisendo. Sì, acquisendo. Acquisendo, mi fa stare meglio. Affronto la giornata con un'altra... Visuale. Ma almeno, sì, è chiaro il concetto? Perché non è detto che sono riuscita a esprimere quello che sento. No, l'hai espresso perfetto e guarda, ti dirò un'altra cosa che non mi disturba neanche. No, lo scopo non era quello. No, lo so, appunto, dico che quello che hai espresso lo trovo anche coerente. Sì, non ti preoccupare, è già qua. Vabbè. Okay. Metto il punto, così. Ok, grazie. Guarda, uno, due e tre. E forse anche una quarta cosa però col tratteggio, sì, vediamo. Perché dice non mi disturba neanche? È un modo di dire. Ah, ok. Non mi molesta, non dite così? Sì, non mi molesta. Ecco. Sì. Okay. Quindi non è disturba in italiano, ma è molesta in spagnolo, che ha un significato completamente diverso dal disturba in italiano, giusto? Okay. È troppo importante sapere la lingua e capire ogni lingua la parola dove indica. Questo è lo sbaglio gigantesco che è stato fatto quando sono stati tradotti i testi sacri. Non capire fino in fondo qual è il senso delle parole in ognuna delle lingue in cui quei testi erano scritti e aver voluto adattare quelle parole al linguaggio del traduttore. Si perde il senso. Lo fai un po' di mani, non c'è rimasto più niente, o molto poco, di quello che era la fonte originale. Per quello che è molto bello il titolo di quel libro, Frammenti di un insegnamento sconosciuto,
perché l'insegnamento ormai è perso e quindi è sconosciuto, e tocca mettere insieme dei frammenti, e sono proprio frammenti, perché un pezzo lo trovi da una parte, un altro pezzo lo trovi da un'altra, un altro da un'altra ancora. Non è detto che lo trovi nei testi soltanto, qualche frammento può essere nella bocca di qualcuno, e almeno questo in questi anni è stato sicuramente il lavoro che ho fatto, di mettere insieme questi frammenti per riuscire a produrre questa specie di... Ma proprio, ragazzi, il Truman Show, eh? Ci avete presente il film del Truman Show? No. Quando lui fa la faccia di lei tagliando i pezzettini dalle riviste del giornale, è così, eh? Cioè, poi la mappa di questo insegnamento, se uno la guarda da vicino e vede tutti i pezzi incollati, presi dai pezzi dei giornali. Per quello i riferimenti è piuttosto un film, una pellicola, piuttosto che un altro testo, piuttosto che alle religioni, cioè uno ha cercato di provare a rimettere insieme un senso logico delle cose. Comunque, un'altra risposta del perché siete qua. Sì, tu volevi dirci una cosa. Sì, esprimere. Esprima, si esprima. Io credo che il discorso qui è molto, molto serio. Sì. Attenzione a essere troppo seri, perché dopo ci si sentisce. Bisogna essere seri e leggeri. Prego. No, però il discorso qui è abbastanza serio, cioè ogni volta noi ci... cioè, io ti seguo da più o meno, cioè ti seguo, cioè ascolto quello che dici più o meno da 5 anni. Sì. E... Bellissimo. Sì, sono 5 anni in cui io ogni mercoledì dal digettino ti sentivo e mi sono reso conto del tempo che la situazione è veramente spiacevole. E bisogna dare un cambiamento, non è possibile continuare in questa situazione. Poi approfondire. Noi abbiamo tutte le capacità per poter fare le cose, il punto è che... Guardi, avere delle capacità latenti, cioè avere un seme in tasca non significa avere una capacità, significa avere un seme in tasca. Semmai lo mettiamo nella terra, mai germoglia. Quindi il fatto di consolarsi con l'idea di avere un seme in tasca è veramente una magra consolazione. Il punto è operare delle trasformazioni, mettere in atto, uno sta acquisendo degli strumenti, Vanga, aratro, quello che è, zappetta, comincia a arare il terreno. Uno dice, ma come, la permacultura ha detto che non si deve arare il terreno? E se la terra è dura? Ti voglio vedere io con la terra completamente indurita, spaccata, a buttargli le palline di Fukuoka. Capite? No. Il gioco è osservare, l'osservazione. Uno inizia a osservare, poi era una, come tutti gli esempi, un paragone. Zoppica. Però gli strumenti. Ma primo non è finito, secondo mi piacerebbe che tu spiegassi meglio che cosa intendi tu, cos'è che hai detto? La situazione si fa in merito alla situazione, cos'è che hai detto? No, in merito alla situazione, perché la situazione è diventata, credo, insostenibile. Cioè credo che ognuno di noi osserva. Se serve intorno si rende conto che non funziona, non va bene. Estendilo meglio. Stasera è decompressione. Vedo che c'era lì, eh. Tra 3 minuti piano. Cos'è insostenibile?
Che cos'è insostenibile? Per chi? Da quale punto di vista? State attenti, io non vorrei che voi delle volte vi facciate delle idee sulla base delle idee che io vi esprimo. Io vi invito a creare, mettere in discussione quello che pensate. E quello che ascoltate? Quello che ascolti, sai, chi ha orecchie per intendere, intende. Poi il problema di fondo è che quello che uno ascolta veramente scivola. Il problema è quello che uno pensa, non quello che uno ascolta. Perché faccio questa spiegazione? Perché uno dice, no, ma guarda che quello che uno pensa influenza. No, attecchisce. Allora, se tu sei appena nato e sei un foglio di carta nuovo, di pacca, qualsiasi influenza, allora sono d'accordo con te. Fa quel mestiere lì. Ma siccome voi arrivate qua con il BIOS installato, sistema operativo e pure le applicazioni, cioè capisci? E arrivate qua con un tanta di quella struttura già sopra che non c'è più il problema. Cioè, se qui c'è una fonte che emette un'informazione, anzi facciamola così, guarda, una fonte che emette un bel diapason. Se qui c'è una fonte che emette un'informazione, questa informazione scivola lungo le pareti di questa struttura e viene assorbito solo ciò che a questa struttura fa puntualmente comodo, per il più delle volte. Quindi in realtà quello che hai detto, salvo che non riesca ad andare, ma anche lì, cioè se io... Quando riesco anche a toccarvi il cuore, capite cosa intendo per cuore, non mi riferisco né all'organo né al chakra del cuore. Vedete che in India, quando uno vuole dire andiamo a fare un giro, dice andiamo a farci un chakra. Certo, perché vuol dire giro. Per cuore intendo dire proprio il nocciolo, l'anima. Per me l'anima, quando io uso la parola anima, mentre voi se usate la parola anima, ciò che vedete è, se tutto va bene, dei bambini con le ali, così, o delle forme angeliche, o vi figurate delle cose un po' così, aleatorie. Io quando parlo di anima vedo un filo di ferro ricoperto con una guaina trasparente. Per me l'anima è quel filo, là dentro, capisci? È proprio un modo diverso di concepire le parole. Quando parlo di cuore mi sto riferendo proprio alla parte centrale, cioè e anche qui devo stare attento a usare la parola psiche, perché in voi la parola psiche non evoca il cuore, il centro o l'anima, ma psiche per voi evoca la psicanalisi. Guardate che questo è parte integrante delle famose strutture che si sono andate a creare sopra di noi. E questa roba qua nasce sempre per la stessa ragione. Influenze, che a un certo punto quello le chiamava di tipo A, ma è sempre perché sono le prime che incontri, che vanno a darti forma, a dare forma, innanzitutto a dare forma ai tuoi pensieri. Cioè al modo con cui tu penserai. Prima ti do la forma e piano piano, spontaneamente, visto che tu sei un'entità che è dotata di quella capacità, inizierai a pensare. Inizierai a pensare come io ti ho dato la forma. Ok? Quella modalità di pensiero, as the man think, è tutta questa struttura che sta qua sopra. E quindi qualsiasi cosa, qualsiasi fonte emetterà delle informazioni, verranno assorbite da questo apparato. Capite perché Gurdjieff lo chiama apparato formatorio. Formatorio da ti ho dato la forma. Apparato perché è concepito proprio come questa cosa, cioè come una stazione ricettiva. Riceve, quindi non è più l'essere, l'essenza,
il nucleo, il cuore della persona, ma non inteso, ripeto, come il chakra, ma il cuore, cioè quello che tu sei. Per me il cuore è quello che tu sei. Non è più il cuore della persona a ricevere l'informazione o impressione, ma viene passata continuamente al vaglio, cioè c'è un apparato in mezzo. Questa è l'emissione, crea un'onda, quest'onda arriva all'apparato, l'apparato la traduce e poi la trasmette all'anima, se tutto va bene, al cuore di questa cosa. Delle volte si riesce a trasmettere l'impressione direttamente al cuore delle persone. Questa cosa genera immediatamente una onda chiamata anche onda d'urto, che mette in discussione tutta la struttura, cioè mette in discussione come tu pensi. Dura poco, dopo un po' tutto tenderà a normalizzarsi, perché l'apparato formatorio non l'abbiamo rimosso, l'abbiamo solo un pochettino scosso. In qualche caso l'abbiamo leggermente inclinato, e in altri casi, ma con un lavoro molto più approfondito, lo andiamo proprio definitivamente a smantellare, ma ci vuole proprio del tempo. Però il più del tempo, capite, questa è un po' la situazione nella quale noi ci troviamo. Perché stavo facendo tutto questo discorso? Come? La domanda, è partito tutto della domanda, che cosa siamo venuti a fare? No, è una cosa che ha detto lei. Ah, certo. Chiaro, adesso vengo e spiego. Approfitto. Lo devo scrivere qua. Lei ha detto una cosa, cioè, allora, lasciava intendere, o non lo lasciava intendere, l'ho voluto intendere io perché così vado dove voglio andare a parare stasera, lasciava intendere che alla fine le parole che uno ascolta qua lo influenzano. E io sostengo, ti influenzavo, magari se fosse stata il primo tipo di influenza, cioè senza tutta questa struttura sopra. Al massimo, quando mi ci riesce, riesco a produrre un'onda d'urto che mette in discussione, capite? Guardate le parole che uso, eh? Discussione, mettere in discussione. Che mette in discussione tutte le tue certezze, convinzioni, tu pensi perché per credenza, basando su delle credenze, ci sono molte delle cose che viaggiano all'interno qui del capoccione, che non hanno nessuna controverifica, cioè tu te lo sei preso per dogma di fede, cioè qua c'è della gente che spiega, si mette lì così, dice, questo è il mondo immanifestato e qui c'è Dio. Da Dio emana tutto in livelli diversi e dimensioni fino ad arrivare al piano materiale della natura. E tutta la natura intelligente, viva e pulsante. Bello, che cazzo hai detto? Niente. Di che Dio stai parlando? È il Dio della Bibbia, è il Dio d'Abramo, è il Dio dei Toltechi. Di quale Dio stiamo parlando? Che cos'è Dio? Capite? Bisogna stare molto attenti quando usiamo le parole. Una cosa che ho imparato, infatti, innanzitutto, prima conoscere, ma è facile sapere come pensate perché io pensavo così. E quindi è molto semplice. Non dico che abbiamo rimosso tutto, però diciamo che inizio a pensare in un modo abbastanza diverso. Però conosco e mi ricordo, e poi comunque ce l'ho sempre qua il promemoria, perché lui... E quindi vuol dire che è ancora lì, lui mi fa su, appena io dico una parola, io so già che cosa state pensando, perché lui sta già pensando, fa già la sua associazione, è che io non gli do più retta, ripeto, c'è la radio accesa, prima o poi trovo il pulsante, la scasso, però già so che è un autoradio, non l'ascolto più, capisci? Non evito di identificarmi. Da una parte, quindi... quando parlo so già, e quindi delle volte, quando mi capita, perché questa è una cosa per esempio che qualcuno ogni tanto disturba, no? Dice cazzo questo prende,
e parte un discorso, poi apre una finestra qua, un'altra di là, dall'altra non si capisce più un cazzo, poi vabbè, ricollego tutto insieme e vado a chiudere. Ma la ragione per cui accade questo, non che lo faccio per una tecnica, accade questo perché io ragiono in un modo diverso. E quando io sto spiegando una cosa, se io uso la parola Dio e sto iniziando a fare un discorso su quello, la prima impressione che mi ritorna subito è che stiamo parlando di un dogma. E quindi, prima di procedere ulteriormente avanti nello spiegare che cosa fa Dio, io ti devo dare la mia spiegazione della parola, cioè a chi cazzo mi sto riferendo, perché la mia concezione di Dio non è la vostra, e quindi te devo rispiegare quello. Questo accade con tutti i discorsi che faccio, e quindi ci sono delle parole chiave che utilizzo mentre vi spiego le cose che immediatamente mi chiamano l'attenzione e mi impongono necessariamente di dovermi spiegare meglio, perché altrimenti le parole che uso andranno a indicare qualcosa che non ha nessuna consistenza, e per quelle parole di cui conosco la consistenza posso permettermi il lusso di anche dare una spiegazione in maniera tale che tutti capiamo che cosa sto indicando, quello che ho appena finito di dire. Capisci perché sono costretto a fare dei preamboli? Quando prima ho detto il cuore della persona, risuonare nel cuore di una persona, so già che il vostro mentale, e anche lì descriviamo mentale. Cos'è per voi il mentale? Perché è diverso da quello che intendo io il mentale. Però per adesso lasciamolo lì. Io so già che il vostro mentale, nel momento in cui dico il cuore della persona, c'è chi penserà all'organo, chi penserà a un'idea romantica sentimentalista e chi penserà alle stronzate dei chakra, perché tra l'altro a completare il quadro non ci bastava già il merdaio in cui stavamo noi, a completare il quadro arrivano le pseudo scuole, pseudo spirituali, pseudo sto cazzo newegiano che vanno a incasinare ancora di più il tortello. Non ci bastava già come era fatto il tortellino, no, gli abbiamo voluto mettere pure il pinzimonio. Perfetto. Per mentale che cosa intendiamo? Mentale è il deposito di tutti i pensieri, che fa anche un'altra cosa. Inizia ad associare quelle parole secondo una logica che è la logica del sistema. Chi è che diceva prima perché vogliamo fare la rivoluzione per uscire dal sistema? Quale sistema? Capisci? Anche qui le parole contano. Qual è il tuo concetto di sistema? Qual è il mio concetto di sistema? Tu hai usato un'espressione che ho usato io, che ho detto che la rivoluzione è rivolta al fatto di uscire dal sistema. Il periodo del Vigentino, a cui si riferiva lui, addirittura tutti gli incontri si chiamavano uscire da Matrix. Che vuol dire? Di che sistema stiamo parlando? Tu, quando parli di sistema, a cosa ti riferisci? Io, quando parlo di sistema, a cosa mi riferisco? Capite? Secondo voi, vediamo se qualcosa è rimasto di quando parlo. Cosa intendo quando parlo di sistema? Dello schema della nostra mente, di come siamo cresciuti, il nostro schema. Diciamo. Sistema di credenze. Sì. Condizioni. Sì, sì, sistema cognitivo. Parlo del sistema cognitivo. Poi utilizzo la parola anche per indicare tutta una serie di cose che hanno a che fare col mondo là fuori. Sistema socio-economico culturale. Altro problema. Altro problema. Quello è l'ambiente che influenza il cuore, l'essenza, adesso ti faccio parlare, di una persona e la porta a generare quel sistema cognitivo. Quindi con l'insieme. Vedi, le credenze sono qua, i pensieri sono le credenze. Ma il punto è che non basta solo averti infilato delle cose nella testa, ma io devo iniziare a farti ragionare seguendo una logica precisa, che è la logica associativa.
riesco a farmi capire per quello, allora lì lo capisco, ma il tizio che fa il documentario, scrive nel libro, il pensiero associativo, l'uomo associativo, non hai detto un cazzo, perché non hai spiegato, perché non hai fatto i passi indietro, capite? Dobbiamo andare sempre di più verso l'origine delle cose. Allora, questo è un approccio antropologico, antropos è l'uomo. L'approccio antropologico vuol dire approcciare per cercare di studiare l'uomo. Perché studiamo l'uomo? Sì, lascia stare. Che non si conosce, ma se per quello non conosciamo un cazzo, quindi cioè, partiamo dall'assunto di Socrate, so di non sapere, fine dei giochi. Vediamo da dove comincio. E più dell'uomo non possiamo conoscere. Eh sì, più dell'uomo cosa vuoi conoscere? E quindi iniziamo a interessarci dell'uomo, perché forse questo sconosciuto può aprirci delle porte, delle possibilità, capito? Allora poi possiamo fare riferimento alla tradizione greca antica, uomo conosci te stesso, conoscerai le leggi che governano l'universo e gli dèi, anche lì capisci, quello che quando l'ha scritto, universo, dèi, chissà qual era la concezione, le leggi tu capisci un'altra cosa, perché tu le parole universo e dèi indicano altro. Potere. Sì, universo, per esempio universo verso l'uno. Perché chiamare una cosa verso l'uno? Per dirla in una maniera, magari non è neanche universo, perché se è scritto in greco, che cazzo di parola ha usato? Cosmos. Ah, è cosmos? E allora non è universo, perché cosmos è ordine. Vedi qual è il problema di chi traduce? Frammenti. Frammenti. Cosa volevi dire? No, quello che è detto poco dopo, che il sistema esterno va comunque a influenzare il sistema cognitivo. È l'ambiente. È fatto apposta. È l'ambiente nel quale si sviluppa la persona. L'ambiente che non è più l'ambiente, capisci? Ma tu mi devi spiegare come facciamo ancora noi ad avere il coraggio di dire che la natura parlare di natura dell'uomo se l'ambiente nel quale l'uomo si sviluppa non è più la natura, cioè il pianeta Terra, ma è un surrogato che chiamiamo sistema socio-economico-culturale, cioè sei dentro una vasca. Capisci Matrix, il simbolo, significato? E il simbolo te lo trovi nel singolo come nel tutto. Allora capisco anche la relazione, conosci te stesso, conosci. Quindi mi stai parlando del dentro e del fuori. Il tempio, l'oracolo di Delfi parla del dentro e del fuori, non parla di cose strane, abissali là fuori per inventarsi poi cazzate assurde sullo zodiaco e quello che deve essere. Bene, perfetto. Quindi ritorniamo un attimino. Questo sistema cognitivo ha una caratteristica molto particolare, cari amici del cuore, che è la ragione per cui fate orecchie da mercante. Che vuoi dire orecchie da mercante? Sapete che è fare orecchie da mercante, visto che lei mi chiede? Sì, il mercante. Allora, il mercante che deve fare? Deve vendere. Perfetto. Quindi, qualsiasi. Guardi che queste mele sono marce. Sì, sì, però guardi che il bruco è un pezzo aggiuntivo, c'è anche la carne in questa frutta. Anzi, dovrei fargliela pagare di più. Orecchie da mercante. Come dire, che ti adatti le cose sempre al tuo interesse, al tuo vantaggio, scriviamolo qua, vantaggio personale. Perfetto. Questa cosa purtroppo accade a causa del fatto che noi abbiamo subito queste influenze che hanno generato questa cosa che ci fa comportare, quindi assumere un atteggiamento. Abbiamo parlato di modalità, quindi logica di pensiero e di atteggiamento, di approccio alle situazioni. Siccome questo sistema funziona su una cosa molto semplice che si chiama il mercato, oggi si chiama il mercato, ma una volta
se chiamare in un altro modo, ma lo scopo finale resta inevitabilmente il profitto. Ok? Mangiare o essere mangiati. Quindi, o io mi approfitto o qualcuno si approfitta di me. Questo è la fotografia della nostra società. E quindi io ragionerò sempre in termini o di vantaggio personale o subirò la prevaricazione di qualcun altro perché, e capite, per questo si usa la parola approfittare. Approfittarsi della situazione, della condizione indigente di altre persone. Oggi il meccanismo che è stato... ragazzi, vi do un annuncio, la crisi sta per finire. Forza. La fase 1 è stata ormai quasi completata, direi, del piano, che risiedeva nel fatto di deprimere completamente le persone, cioè portarle a quel livello di insostenibilità, ma allo stesso tempo tenerli per i coglioni. Cambiando la struttura del rapporto di lavoro, perché di fondo è stato fatto quello, ve l'ho già detto, una volta si svalutava la moneta e quindi si riusciva a far fare delle cose. Adesso a questi gli frega un cazzo di svalutare la moneta, pur potendolo fare, perché hanno visto in questa cosa l'occasione per svalutare un po' l'uomo. Vi ricordate che io vi dicevo che esiste un problema di fondo? Io lo so, questo sembra fantapolitica, però guardate che se osservate bene il mondo a livello globale, queste qua sono le logiche. Ve l'avevo già fatto altre volte questo discorso, che è mangiare o essere mangiati, cioè è la logica, il mangiare ed essere mangiati, è la logica di quello che ti dice: se non lo faccio io lo farà qualcun altro, e quindi lo faccio io. Ma questa è una bella giustificazione, una pezza da mettere sulla coscienza, così sono a posto. Noi abbiamo questa cosa che viene chiamata sviluppo, ma in realtà di fondo è una spirale che erode, cioè consuma il pianeta, di fondo lo consuma. E siccome viviamo in un pianeta finito, ci sono dei problemi. Vi ricordate l'esempio del capo famiglia a tavola e il pignattone con gli spaghetti e le polpette dentro, che andava in giro un po' per tutti, che sono le risorse. Che poi non è vero che andava in giro un po' per tutti, perché in realtà i nostri cari governanti fottono, uso una proporzione che di un dialogo molto interessante che, se non conoscete, vi invito ad andare, lasciala stare poveretta, vi invito ad andare ad ascoltare, che si chiama Il discorso dello schiavo, dove parla e dice, sostiene questo: gli 8 decimi delle risorse vengono fottute ai 3/4 del pianeta, dell'umanità, e questi 3/4 dell'umanità sono praticamente tenuti affamati. Profitto, mangiare o essere mangiati. Questa cosa ha viaggiato nella storia per molto tempo, molto 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 tempo, e che a un certo punto abbiamo iniziato a ingrandirci. Per un po' hanno pensato di poterci contenere demograficamente, poi hanno pensato che anzi questo incremento demografico poteva tornare utile, perché prima serviva molta forza lavoro, quindi la razza dei lavoratori del buon Adam Smith, per cui l'ha deciso Dio, e quindi, capisci, io gli avrei fatto una domanda: scusi, a che Dio lei si sta riferendo, di quale Dio parla, così ci chiariamo un attimo a quale gerarchia lei risponde. Quindi questa cosa qua, poi adesso non gli serviamo più, ma lo sviluppo tecnologico è tale per cui non sanno che cazzo farsene di tutte ste pecore da tosare, non mi interessa più la tua lana. Allora, però, siccome non ti posso eliminare, perché ci hanno fatto dei ragionamenti, hanno detto: ma facciamo dei virus, facciamo delle cose. Poi dopo, siccome a te ti dicono che Amber dice cazzate, ma loro poi lo studiano e sanno che se fai il virus non ammazza nessuno, ti devo avvelenare per ammazzarti, perché il virus non fa altro che entrare a far parte del patrimonio di quello che servirà al tuo corpo quando vai in risoluzione. Ah, tra l'altro, aperta parentesi, 26 aprile facciamo la seconda puntata sul senso di approfondimento sul senso biologico, tutta la domenica, come abbiamo fatto la
l'altra volta, chiusa la parentesi, tanto la ripeterò spesso, si sa, è risaputo. Vabbè, il virus entra in circolo, va benissimo, funziona troppo bene, quindi te devono avvertire. Insomma, in poche parole, questi tre quarti iniziano a un certo punto che vanno in via di sviluppo. Voglio dire, è il cinese, cioè fa paura, il coreano, ricordate il coreano con i missili, le cose, cioè non è che puoi proprio far troppo il gradasso, andare lì, gli dici no, senti tu, continua a stare sotto, così, e quello dice, oh, vedi che c'ho, mi sono comprato un pezzo del tuo debito, cazzo vuoi, sei già mio, dimmi quando devo venire a riscuotere e portarmi via gli uffici. Capisci? È già un po' andata così, perché ci hanno studiato e hanno capito, ci hanno studiato, li hanno studiati, perché io non mi riconosco con questi qua, questi sono matti, prima o poi, c'ha ragione il mio amico, questo è il Bracco Baldo Show, non c'è madonne che tengono, sono tutti pazzi, gente, ma questi sono fuori di testa, e il problema è che veramente noi siamo sul treno che va, viaggia verso Cassandra Crossi. Vabbè, comunque, questa cosa qua, via di sviluppo, tri e via dicendo, e quindi questo fa sì che va a ridursi le risorse per questa bolla di privilegiati, capisci? Questo un quarto, un quinto, dipende, se qua vogliamo farli diventare tre quinti, tre quarti, cazzo se ne frega, tante sono frazioni. Questa cosa qua, per questi qua, inizia a mettersi un po' malino per questa bolla di privilegio, gli occidentali. Il che bisogna andare un po' a ridurre le cose. Allora che facciamo? Iniziamo intanto a compattare tutto. Cioè troppi stati, troppe teste che decidono. Facciamo un unico... dove mettiamo mano? In America siamo già a posto, ci sono gli Stati Uniti d'America. Chi rompe i coglioni? L'Europa. Porca puttana, sti europei. Poi questi, secondo me, c'è lo zampino degli italiani. Gli italiani, no, in Italia non andavano d'accordo a fare l'unità d'Italia, capite? Ma voi vi credete veramente che l'unità d'Italia la volevano gli italiani? Non è fatto con cazzo nessuno, cioè era l'idea di Vittorio Emanuele, Cavour, Savoia, tutto quello perché c'erano i cazzi loro per la testa, cioè l'unità d'Italia non fotteva nessuno, stiamo attenti a come ci raccontano la storia, perché ricordiamoci che la storia la racconta chi vince. E adesso siamo uguali, stessa situazione, per cui troppe teste da gestire, sai che facciamo? Facciamo l'Europa. Facciamo l'Europa, li costringiamo a ridurre la loro sovranità, così un grande organismo sovranazionale, facciamo, no, poi tutte quelle belle cose che voi leggete quando leggete le cose di complottismo, l'unica forza dell'ordine, dell'esercito, del tutto, no, Unifin, lì come cazzo si chiamano, facciamo il trattato di Lisbona che nessuno sa un cazzo che c'è scritto sul trattato di Lisbona, ma chi gliene frega qualche cosa di andarsela a leggere con tutti i cazzi che c'è dalla mattina alla sera, figurati se c'è il tempo di leggerti il trattato di Lisbona, e quindi ti leggi la sintesi di uno che si presume, speriamo che l'abbia letto. Perché poi fate così, capite? Vai su internet, trattato di Lisbona, vedi che, cioè, come hanno fatto con me? Ti sei interessato ai fondi europei? Sì, Horizon 2020, ah, figata, dov'è? Qua, 380 pagine, puttana, cioè, cazzo c'è tempo a leggere 380 pagine Horizon 2020? Ti va a leggere il riassuntino, come a scuola, no? Promessi sposi, quante pagine sono? 400 pagine. Puttana, no? Compro il bigino dei promessi sposi. Che cazzo c'ha voglia di leggere la cosa? È quello uguale, tu ti vai a beccare il bigino del Trattato di Lisbona. Ma sai cazzo se quello che ha scritto il bigino l'ha un po' infarcita per modo suo. Però, siccome tanto a noi, che cosa ci frega la macroeconomia? Così, per capire due cose. Perché? Perché in cascata ci cade addosso poi la tegola e quindi ci interessa capire come fare per spostarci, che voi proprio per spostarvi non vi passa più la testa. È proprio ostinazione, c'ha ragione Gurdjieff, l'uomo è ostinato. In realtà non è l'uomo, è la macchina che è ostinata, l'uomo non lo sarebbe, ma siccome l'uomo è diventato una macchina, è ostinato.
Quindi che succede? Abbiamo questa situazione per cui li mettiamo tutti insieme, poi li togliamo, li priviamo un pezzo dopo l'altro dell'unità nazionale, gli mettiamo un'unica cazzo di moneta che deve essere lì così, troviamo qualche capro espiatorio, tutta colpa dei tedeschi, tanto gli abbiamo già appioppato due guerre mondiali, gli appioppiamo anche questa come responsabilità, perché la gente è convinta che Hitler era nazista tedesco, no, cioè lì c'è un un symposium mondial che ha detto a chi cazzo dobbiamo inculare qua, tiriamo i dadi, e Risico, hanno giocato a Risico e è uscita la Germania e hanno detto bene, allora il casino lo deve iniziare a creare la Germania, quindi nella Germania andiamo a trovare un matto in giro che lo svuotiamo del tutto e lo riempiamo di quelli che ci interessa a noi e poi lui si metterà a fare delle cose assurde per cui poi noi dopo così possiamo reagire e facciamo la guerra mondiale, perché adesso ci serve farla, va bene. È un po' pittoresco, una storia un po' così, è l'almanacco del giorno dopo questo, Non prendete niente sul serio di quello che vi dico, almeno riferito alla storia, perché purtroppo non abbiamo elementi per tradurre, per sapere veramente la storia come è andata. Però insomma, due cose, intanto qualcosa di scritto c'è, che almeno faccia un po' così, sorridere, se non dico sorgere un sospetto, almeno sorridere, no? Come la rivoluzione di Ottobre Rosso, la grande rivoluzione comunista, cazzo, in Italia, ragazzi, negli anni che era avvenuta, i comunisti italiani erano orgogliosi dell'invasione dei carri armati a... dove cazzo erano andati? E poi dopo, perché dopo, fatta la rivoluzione, Stalin ha detto, aspetta un attimo che mo mi vado a prendere un pezzo. Budapest, esatto. No, ma c'era prima è arrivato in Cecoslovacchia, adesso... Praga, può essere, però non me la ricordo più, non importa. Comunque, tutta quella roba lì, noi pensiamo, al grande orgoglio comunista, par di coglione. Così, prendetela così, non è vera, una storiella. Però a un certo punto che fanno? Ti acchiappano a tre tizi. Stranamente, sti tre sono pure ebrei. Stalin, Trotsky e Lenin. Le acchiappano e dicono, senti un po', dobbiamo fare delle cose, li addestriamo un attimino, Oil Company, conoscete Rockefeller, addestrati lì, si ritrovano in Svizzera, acchiappano i soldi, perché la Svizzera finanzia tutti, acchiappano i soldi, arrivano in Russia, grande Ottobre Rosso, grande rivoluzione russa, ale! Perché qual era il problema che ci avevano questi? Che in Russia c'era la nobiltà russa ed era ingestibile, cioè, capisci? Ti voglio vedere io ammetterti contro a Ivan il Terribile. Cioè, immaginati tu un dialogo tra Ivan il Terribile e Bill Clinton. Con la Levinsky. Ivan il Terribile. Cioè che niente gli stacca la testa, c'ha bisogno, gli taglia la testa per fare quello che gli interessa, gli taglia la polpettina e poi za. Cioè è veramente terribile, gliene frega un cazzo. E quindi, siccome erano veramente troppo poco gestibili, hanno detto facciamo una bella rivoluzione, li normalizziamo tutti e creiamo due bei blocchi che tra l'altro fa anche bene perché tra un po' dobbiamo terrorizzare questa Europa qua, sono troppo fastidiosi questi europei. Tutti frantumati, perché è difficile quando sei in tanti divisi così che non li riesci a individuare, capisci? Se li metti tutti in un posto solo, ti basta una doccia e li hai gasati tutti. Se invece sono tutti in giro, capisci? Devi andare in giro proprio con lanciafiamme e andateli a cercare uno per uno col lanternino. È complicato, capite? Io mi diverto a raccontare un po' la storia così, poi dopo voi andate a cercarvi nei libri di scuola, di storia ci insegnano, quindi ci sono i libri, andate a studiate sui libri. Per farla breve, quindi hanno fatto questa cosa, questa bella operazione che si chiama Europa, ci hanno schiaffato l'euro, con l'euro hanno fatto tutta una serie di operazioni che tornavano utili, e tutto insieme, perché non è un problema solo nostro, guardate che è fantastico, perché c'è delle persone che dicono ce lo siamo meritato perché noi italiani siamo dei coglioni, poi beh, in Francia se il distributore stai facendo benzina, come va, come sa va, come non va, come qui, le francesi sono tutti dei coglioni, poi in Spagna, come va, tutto bene, è chiaro che sì, però lo
spagnolo è un coglione. Cioè, vai in Portogallo, uguale, è portoghese, e portoghese tutti coglionosi. E capisci? Cioè, ovunque vai, dicono tutti la stessa cosa. Perché di fondo siamo tutti imbecilli. E quindi è la stessa roba lì che funziona. Perché l'operazione è sempre la stessa. L'operazione è quella di, in questo momento, mettere un po' tutti in questo bella, proprio la doccia, un'unica grande bella doccia, e ci hanno gasato tutti. Oh, guarda che, ridi scherza, quanti anni sono che c'è l'euro? 14 anni. È un bel tempo di cottura, direi. È un bel tempo di cottura. Poi il 15 lo sappiamo, nei tarocchi, no? Che gli piacciono queste cose, che ta 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 ta. Il 15 è proprio il diavolo, e quindi c'ha proprio che hanno cotto, il 2015, l'anno del diavolo è questo. Dico cagate, eh? Non prendetemi sul serio, per favore, prima che cominciate a dire Rocco ha detto che Satana è l'anno di Satana questo. No, guardate, non è l'anno di Satana, questo è il mondo di Satana. Questo qui è il mondo di Satana, ma da secoli. Da quando è iniziato a inserirsi nella presenza generale dell'uomo questo organo, capite l'organo Kunda Waffer di cui parla? Kunda, serpente, Waffer è una parola inglese, significa respingente, ma c'è ancora della gente che si crede veramente che esiste, che gli anni ne è stata la coda. Kunda Waffer, respingente, da quando questa cosa si è insinuata nella presenza generale degli uomini, c'è Satana. Kunda Waffer è Satana, capisci? Non è una persona, non è, è un comportamento, un'alterazione del naturale sviluppo dell'essere umano. Capite il pianeta sfortunato? La Terra, il pianeta sfortunato, i tuoi beniamini, viene riferito più o meno in questo modo nel racconto molto bello di racconti di Belzebù e suo nipote. Quindi insomma, fatto tutto questo, infilato Steuro, tutti bolliti, le aziende che chiudono, c'è di media puttane, ma fondamentalmente il gioco qual è? Che tu oggi per 400 euro fai qualsiasi cosa. E questo è molto importante, perché a questo punto, siccome non abbiamo più un cazzo da farti fare, non sappiamo dove metterti, però qualcosa ti dobbiamo dare, ti schiaffiamo in un call center. O ti diamo un lavoro a chiamata, così, ma quanto viene? Sì, vengo, lavoro alla mensa, quanto, ma quando lavoro? No, è a chiamata, 2 settimane, poi? Ah, poi non si sa, fra un po', io mi vesto la mattina, aspetto, col telefono, lavoro a chiamata. Tutta questa cosa ormai è consolidata, capisci? Soprattutto poi è troppo forte, guardate, sono geniali, che poi non sono neanche geniali secondo me, è proprio siccome sono, stanno sui numeri, non si accorgono e fanno questi danni, perché poi ormai è uno sbaglio dopo l'altro, quando non c'è coscienza fai uno sbaglio dopo l'altro, almeno a me mi piace pensare un po' tutto inconsapevole, perché se sono troppo consapevoli dopo uno dice ma come cazzo si fa, guarda che se uno solo cosciente guarda questo mondo potrebbe fare delle altre cose, quindi se non le fa è perché è proprio inconsapevole, o meglio comunque è troppo schiavo del profitto, quindi anche chi ci comanda è schiavo della brama del potere, perché il denaro non vuol dire un cazzo, accumulare denaro è soltanto è la manifestazione esteriore della brama del potere, cioè di questa fame che non si sazia mai. E non sai neanche perché, perché la fame dell'animale. Se tu mi alteri un animale in quel modo lì e lo vesti di bei vestiti, ma di fondo non lo ripuliamo dalla sua concezione di animale, quello avrà fame. Io vedo la mia... Oh, guardate, noi abbiamo una gatta che è una foca. È diventata una foca. È una cosa... Cioè, qua c'ha la testa normale e da qua in avanti è una foca ormai. Quando si muove, proprio... Fa così, perché magna dalla mattina alla sera, cioè quello ti fa vedere proprio che cosa, cioè quello lì è un gatto, pensa all'uomo, fai analogia e corrispondenza e traducilo 5 ottave sopra, l'uomo, cioè la fochetta è diventata così perché è domestica,
è in casa, non deve più procurarselo il cibo, non deve andare a caccia dei topi, non sta giorni interi a mangiarsi le lucertole, capisci? O le cavallette, perché il gatto fa quello, se non trova il sorcio se mangia la cavalletta, appena inizia a mangiare la cavalletta si fa Sylvester Stallone, cioè diventa una roba proprio asciutta col vitino piccolino. Questa invece non ce l'ha per il cazzo di uscire di casa, pure che gli lasci le finestre spalancate, oppure esce e poi rientra, e quando rientra è a mangiare croccantina, capisci? Cioè, è una foca. I nostri potenti del mondo sono la foca, la fochetta, sono la Jennifer, uguale, ingozzano, infatti c'hanno proprio anche la conformazione alcuni, ingozzano di roba perché ormai è così, è diventata un'alterazione. Va bene, andiamo avanti. Il punto attualmente è che, bollendo in questo modo lentamente, perché guardate che veramente 14 anni sono un bel tempo di cottura, bollendo le persone lentamente in questo modo, non solo hanno bollito, allora, intanto la generazione che c'era negli anni 2000 ormai protende verso la pensione. Ci sono gli esodati, 14 anni ormai, capite? C'è una generazione che già ce la siamo levata dai coglioni, e guarda caso era la generazione che poteva scassare di più il cazzo, perché era quella generazione lì che sapeva che cos'era le tutele del lavoro. E quello, la testa, sì, un po' la china, ma dipende, c'ho dei figli, la famiglia, però c'è una dignità a un certo punto, cioè c'ha il paragone, c'aveva il paragone. Tutti quelli che in quell'intorno lì, intorno a quell'anno, sono nati, che adesso iniziano a essere i famosi giovani che entrano nel mercato e vogliono la libertà, loro vogliono la libera imprenditoria, che ce ne frega un cazzo a noi delle tutele del lavoro, perché se tu vali, se io valgo, perché minchia, è 14 anni che gliel'hai pompato nella testa, Vodafone, è tutto intorno a te, io valgo, mi faccio lo shampoo e divento più intelligente, se io valgo, come se esistesse qualcosa di meritocratico in questo mondo. Cioè, ma chi è che se la beve ancora a barzelletta del meritocratico? Ma stai scherzando? Ci devi avere gli agganci, devi conoscere le persone, devi fare... Cazzo, l'hai visto o no? Ma l'Expo non è mica una cosa brutta quello che succede. È normale, funziona così, non c'è il meritocratico, non c'è un cazzo. Per fortuna che la roba sta in piedi per adesso, perché nel tempo rischiamo pure che a un certo punto, ogni tanto capita, no? Che riducono, aumentano la sabbia, riducono un altro componente nei muri, e a un certo punto la casa bam, viene giù, e lì c'era troppa ingordigia. La fochetta era diventata un tritone proprio, cioè una roba... Un tricheco, non un tritone, un tricheco. Allora, in questo senso, che cosa sono riusciti a fare quindi in tutto questo tempo? Che adesso ci abbiamo questi qui così, che poi alla fine sbattono anche un po' il muso sulla realtà, però siccome sono convinti, ma voi pensate che veramente, guardate che questi non sbagliano una parola. È che purtroppo, ripeto, allora c'è della gente dietro, si chiamano consulenti. È come quando tu guardi Fringe e ci trovi tutta una serie di cose che a te ti prendono di bestia. Tipo, ci avete fatto caso che il tizio che sta dentro la macchina che distrugge o crea i due universi e quindi posto in questa maniera si chiama Peter? E Bishop è il cognome. Peter. P-T-R. Bishop, vescovo. Voi pensate che quella cosa lì è a caso messa lì? No. È che chi lo produce, i registi, tutti i cazzi mazzi che sono lì, non ne sanno un cazzo. Però hanno consulenti che gli suggeriscono alcuni elementi da introdurre. Consulenti che ne sanno magari un po', perché magari uno è anche un po' massone, quindi i simboli li conosce bene e sa che passano come archetipi tranquillamente lì dentro. Ho fatto questa parentesi perché vi spiego qual era il termine che stavo per usare, che è questo: contratto a tutele crescenti. Secondo voi la gente si va a guardare gli articoli del coso del Job Act,
che relativamente al contratto a tutele crescenti? No. Che fai tu? Senti la parola, il media lo soffia nel mondo e tu che cosa, siccome io ti ho dato forma e logica, tu che cosa, quando senti questa cosa, che è una parola nuova e quindi in realtà colpisce la tua attenzione perché è nuova, capite? Job act non può essere l'azione del lavoro, a parte che non è smart, capisci? Però io so già che nella tua testa, siccome tanto tu, o meglio, 99% non se ne sbatterà i coglioni di andare. Chi è che andrà a guardare il apre la scatola del contratto a tutele crescenti? Il sindacato. Ma il sindacalista che va in televisione, io lo normalizzo in un attimo mettendogli il deputato che gli dice sì, è vero, potevamo farlo meglio, però intanto una novità è stata fatta. Finalmente abbiamo cambiato la struttura del contratto. Che cazzo vuol dire? E poi se nel contratto c'è scritto prima di entrare in ufficio devi metterti a pecorino e farti inculare dal tuo responsabile, va bene perché abbiamo cambiato comunque la struttura del contratto nazionale. Capite che non è un giustizio, è un po' deboluccia come spiegazione dire no, però un passo avanti è stato fatto. Un passo avanti si vedrà. Quando tu senti questa cosa, questa locuzione, contratto tutele crescenti, che cosa ti immagini? Dove va a parare? Qual è il goal? Riuscite a vederlo il goal? Che l'obiettivo? Più lavori, più avrai benefit. Oppure più parte dal basso. Sì. Quindi, l'ho detto prima, la parola è meritocrazia. Cioè, io ti suggerisco, parlando di contratto a tutele crescenti, ti suggerisco che stiamo cambiando il mondo nella direzione della meritocrazia. Cioè, un'altra cagata. Ti sto raccontando un'altra cagata. Poi, non lo so se dentro lì è scritto vero. In realtà il sindacalista poi, quando ci parli, ti dice no, guarda che il contratto a tutele crescenti non c'è scritto un cazzo. C'è scritto solo che io ti posso licenziare quando cazzo voglio, senza giusta ragione. Che è normale, ma scusa, ma ti pare, ma io, cioè, mi sta sui coglioni a me che cazzo è sto schiavo? Che io lo licenzio e lui importa in tribunale, ma come si permette, capisci? Ve lo ricordate al Marchese del Grillo, vedi, frammenti di insegnamento sconosciuto, ve lo ricordate il Marchese del Grillo, sto film con Alberto Sordi? Alberto Sordi, io vi consiglio di andarveli a guardare, ci sono dei filmetti di Sordi che sono... Bam! Delle legnate così, quando lui fa il venditore di armi nella puntata zero di Universal Job, e il Danilo da me è un frammento quando lui dice che deve fare un cristiano, se volete riduciamo il tenore di vita. Comunque, andiamo avanti. Marchese del Grillo, qualcuno l'ha visto? Ok, vi ricordate quando fa una cosa, a un certo punto il Marchese del Grillo si ordina i mobili, giusto? Si fa fare i mobili e quando finisce il tizio, lui non lo paga. Non lo paga e se lo porta in tribunale. Cioè, no, il tizio lo porta in tribunale. E lui, qual è la sua difesa? Questo qua è in ebreo. Questo qui ha messo in croce a Gesù Cristo. Può essere che mi girano ancora i coglioni per questa storia, quindi io non lo pago. Capite? Qua c'è odore antico in questo Job Act o a tutte le crescenti, ma perché è funzionale, deve funzionare in questo modo. Quindi adesso l'ho preso un po' larga, quindi adesso che ormai tutta questa operazione è stata fatta, quindi questa manipolazione nuova, manipolazione delle cose è stata fatta, possiamo uscire dalla crisi perché è potentissimo. Minchia, ci avete un'idea? Usciamo dalla crisi e come si uscirà? Non lo so, iniezione di denaro, quel cazzo che ti pare. All'improvviso, grande vendita e consumo. La gente correrà a fare qualsiasi lavoro a tutele crescenti. Perché? Perché è ripartita. Tanto te lo dico che è ripartita. Cioè, non c'ho bisogno. In realtà la crisi non c'è mai stata perché i supermercati sono pieni, la gente va in vacanza, cioè dove cazzo è stata sta crisi, la dobbiamo vedere ancora,
Però, capite, quello che vi dicevo, il concetto di austerità, quello è stato passato. In 14 anni l'austerity non è economica, è mentale. Il lavoro a ridurci in una condizione di austerità è di approccio mentale, ma proprio a livello del sentito biologico è terrificante. Guardate che noi abbiamo osservato in diretta come funziona il condizionamento delle masse, come si fa a condizionare un botto di gente prendendole proprio per lo stomaco, per quella parte qua, è viscerale. Il convinzione, avete sentito lui come ha parlato prima? Quando lui ha detto è insostenibile, la carica emotiva che mette in quell'insostenibile, ecco, sicuramente in lui va su più livelli, ma c'è anche quel livello di percepirsi, proprio le sente le catene, ma le catene, allora la tua mente realizza tutto quello in cui crede, non c'è niente da fare. C'è una cosa che si chiama potere della suggestione. La tua mente, chiamiamola mente, ecco, è uno schema. La mente è la parte centrale, il fulcro di una persona, è in grado di realizzare qualsiasi cosa in cui crede. Per quello è credere per vedere. Beati coloro che crederanno senza vedere, perché loro sarà il regno dei cieli. Tu che ti pensi? Capisci? Sempre lì. Ti devo spiegare tutto, perché la tua mente va la lingua batterà su un dente che non è quello che vuole. Perché sei stato condizionato, quindi indotto a pensare quello. E quando tu senti, beati coloro che crederanno senza vedere, perché sarà loro il regno dei cieli, tu penserai, beati i creduloni, beati gli indigenti, beati gli imbecillotti, beati i poveri di spirito, perché loro saranno il regno. Come povero di spirito? Qua deve essere ricco, pieno di spirito, di vitalità. Quale povero di spirito? Deve essere povero di spirito d'opposizione, povero di struttura, ma pieno di vitalità e di spirito. Quello è il senso, semmai, vero delle parole. Tu andrai a parare lì, invece, beati coloro che crederanno, perché loro sarà il regno dei cieli. Ti sta spiegando come funziona la fede. Il potere della suggestione si chiama fede. E la fede muove le montagne. Ed è vero, perché il potere dell'uomo è nel realizzare ciò in cui crede. Per quello che io vi devo dare delle spiegazioni credibili, che seguono una logica impeccabile, perché attraverso quella logica del ragionamento voi iniziate a creare una realtà nuova, diversa. Riesco a farmi capire? È quando Morfeo gli dice a Neo: sei più veloce di così, smettila di cercare di colpirmi. Convincitene, non pensare di esserlo. Quel convincitene è la fede. Ma per convincertene tu devi superare tutto quel senso, quel sentito biologico che c'hai qua da schiavo, sottomesso, tutta quella paura che ti hanno impresso. Capisci perché ti lavorano bene con l'austerità? L'austerità non ce ne frega un cazzo, capite? Dei soldi non ce ne frega un cazzo, della crisi non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo che non c'hai lavoro. Il problema è che tu c'hai paura, questo ci deve fregare. Perché se tu hai paura, attraverso l'austerità ti hanno sollecitato sulla paura, la paura è la leva, tu vivi nel terrore, ve l'ho già detto tante volte. Hai bisogno di diventare coraggioso. Capite? Perché se sei coraggioso inizi a fare delle cose. Quali cose? Non lo so. Ognuno ha la sua, ogni pietra deve dare il suo tono, ognuno ha la sua particolarità. È inutile che cercate di imitare a qualcun altro, cercate di riconoscere quello che potete fare. Liberatevi dei limiti. Io quello faccio, Io non faccio altro che mostrarvi la soglia, ma siete voi che la dovete attraversare. E la soglia è tutta questa struttura qui che vi fa continuare a ragionare, e quindi, tra l'altro, chissà che cazzo avete capito di quello che vi ho detto. Perché purtroppo il problema è questo, perché ognuno di voi assorbirà in accordo a quanto veramente ha voglia di ascoltare e quanto invece, in misura di quanto invece è utile, ma utile
non è utile, è profittevole, che è una parola che non esiste, neologismo, per indicare, cioè è utile alla tua personalità, alla tua struttura, non utile, cioè per me è utile, crestomantico è relativo al cuore di una persona, l'essenza è il cuore di una persona. Invece tu quello che ascolti, purtroppo, per chissà ancora per quanto tempo ancora, perché finché non vai a sfoltirla un po' sta roba, continuerai a capire quello che vuoi, perché ti torna utile, perché ti porta profitto, perché tu ragioni ancora in termini di profitto. Capite? Ti viene spontaneo a un certo punto iniziare a funzionare in un modo completamente diverso. E quello che sei stato dici, ma chi era quello? Mamma mia, potevo rimanere offeso. Hai capito? Potere della suggestione. Ti hanno suggestionato e adesso tu crei quello che ti è stato detto di creare. E il problema ce l'hai perché ovviamente tu non sai neanche da dove cazzo iniziare. Per quello ti serve uno che ti dice due cose. Per quello forse, speriamo, io mi auguro che è per quello che arrivate qua il mercoledì, nel tentativo di provare a iniziare a prendere il bandolo della matassa e uscire dal labirinto della vostra mente. Guardate, toglietevi dalla testa, cioè voi fate tutti gli esperimenti che volete, fate tutte le prove che volete, ma toglietevi dalla testa che quelle cose lì, in questo momento, nello stato attuale in cui vi trovate, provengano dal vostro cuore. Per lo più provengono dalle stronzate messe qua, con il soffio un po' dello spirito. Però c'è ancora tanta materia da separare, E quindi, però va bene, perché spinti a fare delle cose, potete avere la possibilità di iniziare a vedervi un po' meglio. Però è lunga, io ve lo dico, è lunga. E mentre in questi 14 anni quelli vi bullivano, io lavoravo. Capite? Purtroppo tu non devi parlare di sé, non è che può parlare di qualcun altro, però quello è il meccanismo. Ci vuole tempo. Poi per certi versi si può dire che uno è anche un po' più avvantaggiato, visto che c'è qualcuno che già ci è passato due dritte, magari speriamo di darle due dritte, capite? Perché quando mi è toccato a me non ci stava nessuno, ho dovuto costruire tutto da solo, ho dovuto veramente mettere insieme i frammenti, costruire da solo. Sì, poi si incontrano delle persone, però poi vedi, per fortuna che uno ha un nucleo suo centrale dove a un certo punto fa una sintesi. O d'altronde è così, no? C'è chi è che apre la pista e chi dopo non è mica una roba brutta. Ognuno è qui per fare quello che deve fare, come dice così il fabbricante di chiavi. Esci. Non mi sono dimenticato, perché in realtà questa è parte integrante di quella cosa lì. Perché tutta questa cosa ha un nome, tutto quello di cui sto parlando ha un nome e si chiama trasformazione o / metamorfosi. Sapete cos'è una metamorfosi? Quella che fa il serpente, cambia le pelli. No, quella è cambiare le pelli. La metamorfosi è quella che fa il bruco che diventa una farfalla. Quella è una metamorfosi, per usare un'analogia. Ah, ok. Ok? Grazie. Prego. Quindi, il nostro caro bruchetto, per diventare farfalla, fa tutta una serie di passaggi, senza i quali non diventa farfalla, ma rimane bruco, o addirittura rischia pure
di abortire la sua metamorfosi. Ok? Bene, il nostro Bruchetto, per fare la metamorfosi, secondo voi, di che cosa avrà bisogno? Dell'acqua. Energia. Esattamente. Energia. Per energia, ovviamente, di che energia stiamo parlando? Sai, energia, lavoro che un corpo, un sistema può fare. Energia vitale. Perfetto. Vedete che andiamo a parare. Se l'energia che attraversa il bruchetto è quella che basta a mantenerlo in vita, come bruco, non c'è il surplus che gli permetta di fare altre operazioni se non continuare a fare il bruco. Giusto? Per quello che si deve fermare a un certo punto. Capisci? O io continuo ad andare in giro come un bruco, strisciolando sui pavimenti, a un certo punto, se è arrivato il momento di fare la farfalla, che devo fare? Mi devo arrampicare su un albero, trovare un posto sicuro e poi che faccio? Filo. Quindi tutto il giorno vado in giro a lavorare, striscio sul pavimento. Quando arrivo la sera, è il bozzolo, ci provo a farlo, ma non mi riesce. Viene un momento in cui devo arrestare tutte le attività. Oh, poi dopo ci arriviamo per le metafore. Poi che faccio? Quando mi sono trovato un bel luogo sicuro, certo, la mia cameretta dove coltivare. Coltivando inizio a avere quel surplus di energia che mi permette di iniziare a filare la tela. La tela di quel bozzolo all'interno del quale io vado a posizionarmi. Quando sono lì dentro, che faccio? Niente. Assolutamente niente. Non muovo un muscolo, non consumo energia, la inizio ad accumulare. Iniziando ad accumulare energia, viene un momento che ne ho abbastanza da permettermi di scaldarmi e sciogliermi come il burro. Solve, no, non è ancora coagula, questo è solve ancora, è solo solve, perché coagula, ok, lui coagula in che cosa? Una crisalide, ok, bravissimo, cazzo, però lui lo sa cos'è una crisalide, o comunque l'odore che ha la possibilità, questo bruco, di diventare una crisalide, ce l'ha. Se no, non si mette a filare la tela, continua a fare bruco. Capite l'analogia e corrispondenza? Lui sa che è una crisalide, ma te lo sai che cazzo devi diventare? E allora vedi che continui a strisciare sul pavimento? Due idee in più le devi aggiungere. Poi dopo è tutto un altro paio di maniche, quando hai iniziato a capire che cos'è la crisalide alla quale aspiri, ma io ti posso dar dei suggerimenti. Ma se tu capisci potere della suggestione, se le mie spiegazioni non scendono a livello viscerale da superare e sciogliere la paura che porti dentro, te non fai niente, non attivi la fede che smuove le montagne. Riesco a farmi capire? Le spiegazioni, io faccio lo sforzo di essere il più idoneo possibile, cioè di spingervi a fare dei ragionamenti, ma dovete fare dei ragionamenti. Voi credete che ragionate, ma voi pensate e basta, nella modalità in cui vi hanno detto di pensare, e quindi prendete quello che io vi dico e lo iniziate ad associare come vi hanno insegnato a pensare, secondo quella logica. Voi dovete metterla in crisi la vostra logica, e quindi mettere in discussione tutto quello che state per dire, non quello che ascoltate, che io vi dico perché vi ho già detto che lo assorbite come cazzo volete voi. Cioè quello che va messo in discussione non è quello che ascolta, è quel, cioè non è quello che ascoltate, ma è quello che ascolta che va messo in discussione, perché quello che ascolta può essere il cuore come può essere la struttura. E come fai a metterti in discussione? Si capisce cosa vuol dire mettersi in discussione?
iniziare a non dare più niente per scontato nella tua vita, niente è certo, non ci sono assolutismi, inizi a cancellarle queste cose o iniziare ad osservarle, quello è il punto, così entro in discussione, se no non c'è parte, capite? Neo riesce a fare quello che fa perché a un certo punto sospetta che ci deve essere di più, quello vuol dire mettersi in discussione, non dare più niente per scontato. E invece osservatela bene la vita, domani balzate ed ha già tutto bello stabilito. Io non, guardate, è impossibile non dare per scontato tutto, ma in certi momenti provate a farlo. Io non dico di farlo in continuazione perché non ci potete fare, non vi riesce. Che vi rimanga il ricordo di queste parole in maniera tale che magari, nel mentre che state facendo una cosa, c'è un bagliore. Un bagliore di presenza, di realtà dove dici, porca puttana, ma tu guarda, io questo che sto facendo, ma caspita, ma c'è ragione il matto, io lo do per scontato. Allora lì inizia a funzionare il potere della suggestione, ma non la mia suggestione, la tua capacità di suggestionare e modificare lo stato delle cose. Riesco a farmi capire, perché poi io c'ho sempre un po' il dubbio. Capite perché quello ripeteva in continuazione? Che orecchio per intendere, intenda. Perché non è semplice. Quindi, ritornando al nostro bel bruchetto, ripeto, la crisalide, tante volte ve l'ho già suggerita, qual è la crisalide. Cerca, per quello io dico sempre le stesse cose, perché prendo gli stessi concetti da punti diversi nel tentativo che questa cosa inizi a aiutarvi a mettervi in dubbio. Voi vi dovete mettere in dubbio, se metti in dubbio quello che senti, ma non ti serve un cazzo, perché? Perché una prospettiva vale l'altra. Qual è il problema? Questo è un sistema di idee. Un sistema vale l'altro, frammenti di un insegnamento sconosciuto. Insegnamento vuol dire, non vuol dire la realtà, vuol dire strumenti. Strumenti per fare cosa? Per iniziare a mettersi in discussione. È il bruco, se non si fa la domanda più importante, ma io che cazzo vi va a fare il bruco? Ma perché devo strisciare tutto il giorno sul pavimento? Ma possibile che non c'è un'altra prospettiva nella mia vita che fare il bruco? E allora magari attenersi lì la domanda, capisci che vuol dire mettersi in discussione, non dare le cose per scontato, a farsi la domanda, oh, guarda caso, ancestralmente magari inizia a uscirti la risposta. O inizi a ripensare o ragionare sulle parole che ti ho detto, capisci il trabacar che vuol dire quando te parli con lo sciamano che ti dice trabacar, e te che pensi, sì, devo tirare la lima, mi devo mettere, allora più meditazione, ma non serve un cazzo la meditazione, cioè deve essere mirata la cosa, capisci? Il gioco è avere la visione, iniziare ad avere la visione, allora il tentativo è vedere la soglia, se no non la puoi oltrepassare, se non la vedi la soglia, come la fai a oltrepassare? Il gioco è tutto lì, mostrare la soglia, solo che mostrarla tocca anche vederla, e capite che con le parole arrivano fino a un punto, poi io ci provo a metterci anche un po' di trasmissione diversa, non verbale, che stuta un po' la radiolina, però poi sai, da lì a iniziare a avere le cose chiare ne passa. Un attimo che i discorsi non hanno più nessuna importanza e tutto ciò che rimane è quello che c'è. Però visto che avete fatto della strada per qualcosa, vediamo di tradurla. Quindi questa crisalide, ho detto tante volte, ve l'ho già raccontata in varie solfe, è presa da più punti.
che è questo concetto del possibile gradino di sviluppo ulteriore che ha l'uomo. Quando io suggerisco, ma lo suggerisco, ma perché? Viene dall'osservazione. Poi, anche lì, diventare un Dio, ma che vorrà dire? Nel tuo concetto di Dio, ma lascia stare. Se per Dio noi intendiamo il domus, capisci perché lo scrivono sulla cattedrale? Domus. E allora già comincia a essere, no? L'avevamo già detto l'altro giorno, il fatto del domus. Comincia a essere un'altra questione. Ma all'atto pratico, quella parola lì, se ci trae in inganno, come ti trae in inganno Padre, Figlio e Spirito Santo, è meglio che ci troviamo una spiegazione più adeguata ai tempi. E la spiegazione più adeguata ai tempi qual è? È quella molto semplice, perché poi vedi, ma sarà che viene tutto dal cielo e precipita nella terra, poi dalla terra verso il cielo. Come diceva il saggio, che meraviglia è vedersi lo spirito farsi carne. Avete mai sentito questo passaggio? Ma ancora più meraviglia è vedere la carne farsi spirito. Parole potentissime. La carne farsi spirito. Ma ci sta che forse la natura, come la intendiamo noi, quindi nei suoi processi di evoluzione, costruisce un sistema partendo dagli organismi più semplici, che sono vita inorganica innanzitutto, il minerale, e poi dal minerale arrivare a produrre tutte quelle altre parti, virus, amebe, capisci? Unicellulari. Forme unicellulari fino a strutturarsi in forme sempre più complesse, vegetali, animali, fino ad arrivare all'uomo. E chi ci dice che questo processo di evoluzione si interrompe con l'uomo? Costruisce la natura, la vita, una struttura, e tra l'altro ogni sistema sopra si basa sul sistema sotto. Eh sì, perché ogni sistema è un sistema appoggiato a quello precedente. Troppo interessante. E allora se l'uomo... E allora andiamo a guardare quest'ultima forma. Quali sono le caratteristiche? Lo iniziamo a studiare. Capisci psico, biofisica, a te che ti serve? Se no raccontiamo cazzate, psico, biofisica. Psico è psicanalisi. Non è psico, non, dobbiamo cambiargli il nome qua. Non si può chiamare psicobiofisica, anima biofisica, che ne so, oppure senso biofisico, oppure non lo so, perché io mica devo fare marketing, che mi devo inventare per forza un nome da bonzo e poi andare a fare chissà che. Lo osservo e guardo i punti in comune e in contatto con tutte le altre forme e inizio a vedere che c'è qualcosa che lo differenzia. Se un sistema dall'altro ci sono elementi che lo differenziano, che cos'è che differenzia l'uomo dalle altre forme? È sempre la stessa cosa. Quindi quel seme di senape, quindi nasce nel fisico, ma dentro di sé porta, attraverso questa cosa che noi chiamiamo la coscienza, capisci perché la rivoluzione della coscienza, o perché parlano di risveglio della coscienza, non c'è un cazzo da risvegliare, c'è da svegliare, punto, da accorgersi che stai un po' imbrigliato, tutto qua. E, ma di che cosa ti accorgi? Guarda che quando ti svegli, sai che cosa ti scopri? Che c'hai il seme in tasca. Non è che diventi una specie di Fantomas che ti escono, no, a Fantomas non riuscivo un cazzo, è che Iron Man che gli esce la luce dalle mani, che anche lì forte, no? Cioè Iron Man che cazzo c'ha il cuore magnetico potente, il coso qua così con la, di luce. Puttana, Marvel, massone, maledetto, massone, anche lui. I Fantastici 4, ma c'è un'idea? Chi sono i Fantastici 4?
Non mi dite che non l'avete visto? No, sì. Fuoco. No. Certo, terra, aria, acqua, fuoco. Ragazzi, sono i quattro elementi, fantastici quattro. Sono i quattro elementi, fantastici quattro. Sono massoni questi qua. Devo dire io, vabbè. Un giorno vi racconterò la storia della massoneria. Delusi da Napoleone, questi si aspettavano, speravano, è finito Napoleone, finalmente restaurazione della nobiltà, ne ho niente, un cazzo. Rinascimento, delusione, questo rinascimento. Una delusione, si ritirano, tornano nei loro, tanto c'erano i poderi, che cazzo di ne frega, ritornano nelle loro vecchie realtà rurali, antiche, e lì recuperano tutta la tradizione pagana, tutto il cristianesimo e il cattolicesimo, fanno un mischiotto e si inventano l'esoterismo, perché sappiate che la parola esoterico o esoterismo è una parola che non c'ha più di 200-300 anni. Perché prima si parlava di conoscenza, punto. Conoscenza, gnosis, conoscenza. Poi dopo, lasciamo stare perché sono permalosi e quindi è meglio, loro fanno la loro cosa, noi facciamo la nostra e li lasciamo in pace. Tanto più che vanno bene così. Quindi, cosa stavo dicendo? Questa cosa, la coscienza, scopri che c'hai un seme e a quel punto avrai la necessità di fare qualcosa, perché sto seme, tra l'altro, è un po' inturcinato in un mare di casino e quindi inizi a sentire l'esigenza di purificarti, capisci? Il lavoro che fa dissolvere, di sciogliere quello che c'è, di sciogliere la forma che hai preso, capisci dov'è il gioco? La crisalide è sempre stata qua, nel bruco. È che il bruco ha preso la forma del bruco a causa dell'ambiente. Sto usando l'analogia adesso, non è botanico il discorso, perché il bruco viene fuori in altro modo. Se no qua creiamo un problema. Sto usandolo adesso come analogia. Per cui il potenziale c'è, però se non lo sciogli, se non lo purifichiamo, se non purifichiamo gli elementi, capite cosa significa purificare gli elementi? Ma guarda che è molto bello, questa è una metafora per esempio che viene utilizzata per individuare gli elementi dell'uomo, per descrivere lo stato, è proprio una fotografia velocissima per descrivere lo stato di un soggetto normalmente assente a se stesso. Fuoco nella pancia, rancore, collera, aggressività, compressa, repressa, espressa, non espressa, fuoco, qua, fuoco nella pancia, acqua nelle gonadi, aria nella testa, cioè l'aria è l'elemento del chiacchiericcio mentale, nella testa diventa, capisci, non è nella testa del cervello, aria nella testa, terra del cuore, duro, profitto. Non è collaborazione, dono, no, è profitto, cuore, duro. Ma perché è fantastico? Tu crei io e io diventa mio. Quello che mio è mio e tu, e quello che tu è tuo e cerca, anzi, quello che tu è pure mio. E cerca di levarti di qua. Profitto. Quindi, questa qui è una metafora per descrivere questa cosa. Il solve coagula è prendere il fuoco, capite? Il fuoco, dare l'acqua, le acque di fuoco venivano descritte in questo modo. È dare fuoco all'acqua. L'acqua, e quindi stiamo parlando di trasmutazione. L'acqua bolle, lievita all'interno della colonna vertebrale, è tutto figurato. Dopo vi spiego. Stasera vi spiego una cosa che una volta spiegata tenetela bene a mente, perché da quel momento in avanti tutti i cazzoni che fino ad oggi hanno raccontato delle storie su quella materia lì inizieranno a raccontarla spacciandola per roba sua. State tranquilli che inizieranno a fare questo, perché ormai ho imparato a conoscerli, perché per capire delle cose ci devi mettere le mani, capisci? Ma chi sei tu? Che ti credi? Dio che devi mettere? L'uomo chi si crede che vuole mettere le mani nel laboratorio di Dio? Avete mai sentito questa espressione? Si crede quello che deve fare
tu ti devi mettere in quel laboratorio. Se vuoi capire, è che puoi sbagliare. Puoi fare dei casini. Va bene, torniamo al discorso, dopo ve lo spiegherò bene. Quindi prendo il fuoco lo porto qua, alle acque. Le acque bolle e nell'alambicco questa cosa sale e precipita nel calice. Questo qui è il calice, eh? Volete sapere dove sta il Santo Graal? Non è sulle montagnette di Monsegur mentre arrivano i crociati che i monaci scappano con lo zainetto dell'Invicta e dentro c'è... No, quello come dice Giacobbo è sbagliato. Giacobbo, purtroppo Giacobbo ha sbagliato. Il Santo Graal è questo, il calice della testa, è simbolico. Dove l'acqua precipita spostando l'aria. L'aria attraverso, viene detto, il canale eterico dell'Amrita giunge fino al cuore. Nel cuore sposta fuori la terra e il cuore diventa pneumatico. Capite cos'è un pneumatico? Quando in Pisti Sofia parla e dice: complimenti Maria, vedo che sei diventata pneumatica. Vuol dire che quel principio ha trasformato se stessa. La terra che esce dal cuore va sotto i piedi perché l'uomo vero cammina sulla terra, è ben radicato. Il fuoco è qui nel sesso, quindi ha sempre libido. Il fuoco è quello. Senza questo fuoco vitale tu non scioglierai mai un cazzo. L'acqua è nella testa perché la mente è ferma. È calma come il mare. Capite la metafora? L'acqua nella testa, l'aria, la leggerezza nel cuore. Non c'ho più quel peso lì pesante qua della paura, il sentito biologico dello schiavo sottomesso. No, il cuore ho la leggerezza. E i piedi sono per terra perché ho potere. Sono ben radicato, ho il potere. Allora con la radice forte raggiungo i cieli. I cieli è uno stato vibratorio, contatto alle vibrazioni sottili dello spirito. Ma questo, capite? Capite come parlo o continuate ad andare a cogliere parole che non hanno significato? Spirito è sottile, volatile, qualcosa di impalpabile ma catturabile. È molto consistente quando inizi a capirlo. Tutta la nostra realtà come uomini e donne è spirituale. Pensi, senti, come ti emozioni, le ragioni che hai, le motivazioni che hai, le tue aspirazioni, tutta sta roba qua non è materiale, è spirituale. Questo è spirito. E quindi capite che la realtà inizia e finisce dentro di te. Non c'è niente fuori. Fuori c'è solo la conseguenza dei tuoi processi interni. Quello è il senso. Per quello Kant dice fate l'esteriore. No, Kant. Quello è Tommaso che dice fate l'esteriore come l'interiore. E Kant dice l'esteriore riflette l'interiore. Stanno dicendo la stessa cosa. A parte che questi crucchi un po' di quell'epoca lì che fanno questa società segreta, Steiner e compagni, tutti va Blavatsky, Ben Sanz, Bubanti, Gumon, Gunon, Tunon e mio nonno, e tutti insieme così hanno fatto un polpettone generale ai primi del Novecento che ci avevamo bisogno. Erano le prime prove generali della New Age. Purtroppo. E il punto è che poi, dopo, alla fine, tu rimani fresco, ti infarcisci la testa di un sacco di concetti. Ma dopo 30 anni che usi quelle cose, sei il coglione di sempre. E allora, ci sarà qualcosa che è andato storto? In quell'imbottirsi continuamente solo di un mare di informazioni? E va bene, sì, andrai nei salottini e sarai bravo ad articolare un casino di cose sui simboli archetipici e di tutte le cose, però alla fine, all'atto pratico, non c'è stata nessuna vera, autentica evoluzione. Sei qui e pensi ancora con tutti gli altri. Perché il problema non è cosa pensi, è come pensi. Tu puoi passare da Vodafone e tutto intorno a te ai misteri iniziatici che se pensi nella stessa modalità non stai facendo niente. Infatti io ne ho conosciuti tanti che parlano di misteri e non sanno un
Perché dico che non sanno un cazzo? Perché li vedo come pensano, non cosa pensano. Il contenuto è bellissimo dell'informazione. Capisci cos'è Pistis? No, qua. Pistis Sofia. La capisci o no cos'è Pistis Sofia? Sofia è la conoscenza, ma da sola non basta. Serve Pistis, cioè fede, ma non la fede il credulone. Capite? È la fede, cioè serve aver capito come funziona l'uomo. È quello il senso di quando Gurdjieff dice l'uomo è una macchina che funziona per influenze. Il potere della suggestione. Quindi non vuol dire che deve aver potere, deve aver capito come funziona. E qua tutto inizia e finisce dentro di te, sei tu che funzioni per suggestione. Ma è una roba brutta, capite? Io voi quando sentite la parola suggestione vi vengono i brividi perché dite ah, io non sono suggestionabile, ho il terrore di essere influenzato dagli altri. Ma come? Ma t'hanno combinato? Ma ce l'hai un'idea? Tu eri Iron Man però senza Iron? Eri senza l'armatura? Eri solo il sole lì centrale e t'hanno messo tutta l'armatura di metallo? Stai ancora a preoccuparti? Mi influenzano o non mi influenzano? No, t'hanno già influenzato, basta. Tu sei Smith, sei un agente del sistema, se non sei uno di noi, sei uno di loro. Se non siete stati scollegati, siete agenti del sistema. È brutto da dire, però alla fine fate quello, perché adesso siete così e siete in ascolto, ma finché c'è questa struttura sopra di voi, viene il momento. Ma secondo voi nel film è condannabile quella poveretta che sta tagliando la cipolla e a un certo punto passa io e diventa Smith e gli lancia il coltello? No. Anzi, dopo che gli ha lanciato il coltello, sta cercando... Dice, dove è finito il coltello? Stava a tagliare le cipolle. Che è successo? Si è piantato nel muro. Com'è? Capisci? Non c'è colpa, però c'è il programma. E uno che osserva deve vederlo e deve capire quando c'è il cuore di una persona e quando è partito il profitto. E quindi non ti puoi fidare per quello. Il simbolo di Giuda vuol dire quello, non ti puoi fidare neanche di chi ti sta intorno. Riesco a farmi capire? Ma non è squallido questo, anzi è bellissimo, perché finalmente sei costretto a dover esistere. Perché se vuoi sentire come funzionano gli altri, in che punto si stanno trovando, devi essere sveglio. E allora c'è la possibilità di sentirgli il cuore, come accorgerti quando... Anzi, quando passa Smith, hai compassione. Fermi la pallottola. Capisci? La vecchietta ti tira il coltello, ma non ti colpisce, lo fermi prima il coltello. Così puoi continuare a relazionarti con quella persona. Riesco a farmi capire, più o meno, perché ti devi trovare a saperle fare queste cose. Pistis Sofia vuol dire questa roba qua, vuol dire iniziare ad aver capito che tu funzioni così, potere della suggestione. Allora prendo un sistema qualsiasi e quello, se, però deve essere credibile per me, se no non mi libero. E quindi non vi basta assorbire quello che vi dico, ma quello che vi dico deve essere per forza riragionato, rimasticato e riportato fino a quando a un certo punto dici ah cazzo, ho capito. Quando hai capito hai il potere di fare, hai il potere di suggestionarti e quindi di realizzare quello che vuoi. Non so se è passato bene, perché e quindi capite che allora è tutto chiaro, dove sta un chakra, dove non sta un chakra, che cosa sono le dimensioni e il piano astrale, il piano mentale, il piano causale. Non me ne fotte un cazzo, so che non esiste niente di tutto questo, ma per attivare, capisci, atto psicomagico, atti liturgici vengono chiamati,
la teurgia, il mago, il tizio, cioè, capi? Ma se sei un credulone, no, adesso il cactus, e allora io gli chiedo all'elementale, anzi, è il mio elementale intercessore che comandi ordini, l'elementale del cactus che prende, va e raggiunge mia sorella dall'altra parte del mondo che in Cambogia è ammalata, gli entri dentro e gli tolga tutto il male che ha e la faccia ritornare a casa. Sai perché? Per te non è credibile. Tu ti piacerebbe che lo fosse, ma siccome sei stato condizionato nella maniera più materialista possibile, non è credibile. Non è credibile per te, quindi non lo fai accadere. Perché dovresti sapere che in realtà dovresti iniziare a capire che cazzo è l'elementale, che cos'è l'elementale intercessore e come mai questa cosa può viaggiare su... nell'Akash e raggiungere tua sorella in Cambogia e forse farle qualcosa. Farle qualcosa che vuol dire innanzitutto già iniziare a superare. È stato fantastico. L'altro giorno mi scrive uno e mi dice: ah, guarda, mi piace tutto quello che stai dicendo, sono d'accordo anch'io con te, con Amber, il senso biologico, troppo bello. Sai, io ho scoperto, e ti invito a guardare questo video, che parla del digiuno per curare il tumore. Ma come, scusa? Se ti piace Amber, hai capito il senso biologico, non c'è il tumore. E quindi il digiuno che cazzo fa? È sbagliato il digiuno? È una stronzata che il digiuno cura il tumore? No, va ricontestualizzato. Il digiuno che fa? Dove opererà? E allora prendo la bifase e guardo in che punto. E allora capisco perché la persona... Ma non è il digiuno che l'ha guarito. È che il digiuno hai sottratto il corpo. Capisci? Hai fatto come fa il bruco. Hai conservato energia per far sì, ma guariva lo stesso. Certo che se gli facevi un chilo e mezzo di costata di manzo, bugalini alla matriciana, pizza, tortino, il coso, il frullato di mia sorella, la torta di tuo cugino, tutto il coso, il pan bagnato, un litro e mezzo dell'ambrusco, puttana, cioè... E il corpo dice, ma porca puttana, non potevi aspettare un attimo che sto riparando sta parte, capisci? È anche normale, però nonostante tutto tace e obbedisce, perché non può fare altro, capisci? Troppo forte. E quindi quello lì è un po' il senso, quindi per esempio andiamo a capire a tua sorella in Cambogia che cazzo gli spedisce a fare l'elementare, come gli spediresti una pillolina, lo vedi che sei condizionato? Per quello faccio questi discorsi con voi. La malattia non esiste, esiste semmai il malessere. Uno stato di non equilibrio dentro. Non sto bene, non sono contento. Ma non è il non contento il capriccio dell'ego perché non ho le cose che voglio. No, non sono contento perché c'è una chiave esistenziale sotto, un tono esistenziale che non trova pace, che la giusta domanda che ti serve, perché così provi a vedere se c'è qualcos'altro che ha valore nella vita, però per chiamarti l'attenzione a te stesso lo vivi come un malessere. Allora quel malessere, che non è la malattia, quel malessere protratto e non ascoltato può produrre effetti. Tra l'altro, quando li produce? Quando risolve. Eh sì, perché anche lì la DHS è fantastico, ve l'ho già spiegato questo. DHS, come viene descritta Dirkhammer sindrome, no? O shock? Sì, bravissimo, vedo che studiate, sono contento. Com'è? L'evento inaspettato vissuto in solitudine. E come cazzo lo vuoi vivere? Se devi rielaborarlo, devi viverlo in solitudine. Cioè, non è una disgrazia il fatto di viverlo in solitudine, è funzionale perché sta accadendo qualcosa di inaspettato e che la tua coscienza, il corpo paga soltanto, il corpo paga che tu ti sei fatto un chilo e mezzo di bucatini alla matriciana, una bistecca al tacosì, il coso, il profittero, un litro e mezzo dell'ambrusco,
quello paga il corpo. Ma l'evento inaspettato colpisce la tua coscienza al suo livello di sviluppo. Tra l'altro, se la colpisce è perché gli dà l'opportunità di crescere. Capisci l'evoluzione che non si ferma con l'uomo? È che la natura ha dei cicli cairologici lunghissimi. E quindi chissà l'umanità quando avrà, come sarà l'umanità realizzata. L'alchimista prova ad accelerare il processo, fosse solo perché osservando la natura inizia a capire come funziona, e poi fosse solo che magari serve proprio per aiutare l'umanità a raggiungere quel grado che qualcuno inizia a farlo prima, per lasciarne traccia. Riesco un po' a farmi capire quello che intendo dire? E allora l'evento inaspettato che colpisce la coscienza è inaspettato in assoluto. È relativo l'inaspettato. Per te una cosa inaspettata è quello che dice: ah, sì, tutti i giorni, amico. Crocifisso, tutti i giorni, non c'è problema. Capisci? È quello? Invece per un altro, puttana, mano crocifisso. Evento inaspettato. Capisci? Invece poi dopo un po' inizi a prenderci il gusto, c'hai bisogno di roba più forte, capisci? Sì, squartatemi anche le carni, capisci? Faccio degli esempi per ridere, perché mi vedo troppo seri, ma vedo che non ridete lo stesso. Va bene, e quindi quella cosa lì, inaspettato, che colpisce la coscienza, e che fa? Porca puttana, che cosa sta facendo quell'evento inaspettato? Capisci che ci pensa la natura ad aiutarti? Fa questa roba qua, ti aiuta a metterti in discussione. L'evento inaspettato vuol dire che è in crisi tutti i tuoi valori. Capisci che ti sta dando la mano? Certo che poi vale sempre lo stesso assunto. Può la coscienza svilupparsi inconsciamente? No. Può la volontà svilupparsi involontariamente? No. E quindi puoi ritornare l'imbecille di prima? Sì. La natura, in quel senso, dà solo opportunità. Spetta a qualcun altro raccoglierla. Il quel qualcun altro è questa coscienza che, per delle ragioni che sono tutte sue, ha iniziato a interessarsi di altre idee. Capisci? Queste idee qua. Ma tu ci arrivi spontaneo, non ci arrivi perché è così, boh, ah, sì, oh, va di moda. C'è il mercoledì Rocco Bruno, va di moda, andiamo. Quello era un po' all'inizio, era un po', mi preoccupava la faccenda per questa ragione, perché sembrava una moda, andiamo a vedere il fenomeno. E no, cazzo, come andiamo a vedere il fenomeno? Sta a fare la rivoluzione. Come sto fatto? Mi sono entrato nel circo, non me ne sono accorto. Capite? E allora, quelle cose lì, tu le inizi a cercare perché qualche cosa ha iniziato già a agitarsi dentro di te. Allora quel qualcun altro è l'insieme della Sofia che sta imparando più questa cosa che tu ancora non hai capito, che è il potere della suggestione. Allora più è capace, magari tra virgolette, il comunicatore, l'emettitore, l'influenza di tipo C di Gurdjieff, è più ovviamente sarò in grado di iniziare ad assorbire la Sofia. Ma come la assorbo? Come un credente. Ma non ti serve a niente, no? La inizi a assorbire, come raccontava lei, dice questa cosa, mi snasa, l'avete sentito la semplicità con cui l'ha raccontato? Ascoltare le cose che sento qua, le naso bene, perché mi stanno dando la possibilità di iniziare a guardare la vita in un modo diverso. Quello è il gioco. Così stai vedendo la soglia, eh? Nessuno può toglierci i limiti. E allora in quel senso l'evento inaspettato che arriva e tutto va vissuto in solitudine. E guarda se non ti capita quando c'è una situazione che non ti sta bene, c'è mica tanta voglia di parlare, vuoi stare un po' da solo, comincia a dire ragazzi non rompete i coglioni, bambini buoni, andare a fare un giretto, che va, vuoi stare un po' per cazzo.
di suora. E arriva la moglie e fa, ecco, tu con i bambini non ci capi mai. Perché la prima non è una porta un cazzo, dice, cazzo ne frega. Com'è? È uguale, cioè non pensate, adesso ho fatto l'esempio al maschile perché a me mi viene più. Quando mi cresceranno le ciucce farò un po' più esempi al femminile, però capite? Però il femminile è standard, anche te c'è l'altra cosa, lì a casa e questo qua dice, quando si mangia, poi porta i bambini, fagli fare un giro, sta un po' con questi, c'ho cazzi miei da fare, prepara tu una volta da mangiare, pulisci un po' da qualche parte, ma che cazzo da lì qua, mettiti le pattine. Le pattine, sai che sono le pattine? Sono dei sì, strofinacci per terra che diventano sporchi perché è passata la cera. Capisci? Inaspettato, così deve essere, e quindi per quello viene protratto a protrarsi nel tempo. Riesco a farvi capire: si protrae nel tempo perché te non te lo prendi quel momento. La massa conflittuale aumenta perché diventa protratto nel tempo, perché te quel tempo lì, cioè non stai ascoltando il bisogno di quel momento, che è un bisogno di staccare la presa, di chiuderti nel bozzolo e di sciogliere tutto quanto. Capite cos'è la trasformazione, cos'è una metamorfosi? Inizia prima a questo livello qua psicologico, quello che ho chiamato la trasformazione delle impressioni. Inizia a lavorare su quello, poi iniziamo a capire come fare a conservare energia e dove andarla a pescare e come questa energia orientarla, che tu sia singolo o nella coppia. E allora qui parliamo poi dell'arcano, il Maituna. Ah, eccolo lì. Sì, stai tranquillo, ci vogliono 5 minuti, è facilissimo. Da spiegare è facilissimo, da fare i prossimi 11 anni. Auguri e buon lavoro. Quella roba lì vuol dire quello, e quindi capisci che ovviamente più tu terrai alta la massa conflittuale, più questa cosa non è. Ma riuscite a vederlo? Come Hammer integrato a tutto questo discorso è la mappa perfetta, non fa una piega. Cioè, la medicina non è la pastigliozza. Cioè, le scoperte di Hammer, poi dopo lui c'ha la sua medicina germanica, ma la scoperta di Hammer non è la medicina, cioè come fa. E quindi qual è la risposta che ti danno le persone? E allora non lo vivo in solitudine, inizio a rompere il cazzo a tutti. L'evento inaspettato, io comincio a raccontarlo a tutti, perché Hammer non ha detto niente, Hammer ha detto solo che è un evento inaspettato che viene vissuto in solitudine, protratto nel tempo, va a produrre quell'effetto clamoroso che poi gli scienziati di qua giù osservano e chiamano tumore, sbagliando erroneamente senso delle cose. Però il punto è, riuscite a vedere la DHS, la massa conflittuale, il bisogno di star da soli, ci metti insieme che sai impari a ricapitolare, fai il lavoro in calma, questa DHS la porti, capisci? Vai a ridurre la massa conflittuale, ti porti su un piano della ragione e gli effetti della riparazione, e non saranno nefasti come uno che fa il sordo, non vuol sentire, protrae nel tempo il conflitto, aumenta la massa conflittuale, e quando per un caso fortuito, capisci? L'umanità oggi risolve per casi fortuiti, non per un'autentica elaborazione coscienziale, cioè non usa l'elemento importante, lo strumento che gli serve, quel qualcun altro. Lascia che sia la vita casualmente a portarlo in risoluzione. Tanto tempo protratto, minchia. Poi per fortuna la natura è saggia e dice, ascolta amico, 70 anni comunque sono 3 settimane e mezzo, basta, perché dopo di più non si può fare. Allora crepi. Cioè, ti do la strizzata, se resisti bene o non resisti bene, o ti elevi o te levi. Capite? Preciso, non fa una piega. Anche la natura ha i suoi meccanismi. Perché alla natura gli interessa... Oh, porca puttana, sta a vedere che alla natura gli interessa la rivoluzione? Mamma mia, com'è ridotta st'umanità fottuta?
perché il pianeta è più potente dell'uomo e prima o poi il suo logos, il logos vuol dire la sua intelligenza, la sua forza, capiamolo, il logos non è qualcosa di statico, è ancora più aleatorio, l'ha detto prima, noi siamo antropologi, conosciamo l'uomo, il pianeta, lo adoriamo, non poniamoci la presunzione di capire cosa cazzo è la natura, noi osserviamo i comportamenti, ogni tanto vediamo il ballerino, guardando la danza, vediamo il ballerino, capiamo qualcosa, ma avere la presunzione, l'orgoglio di capire, o la superbia di provare a pensare di capire che cos'è un pianeta, lasciamola stare lì. Che cos'è una vita? Cos'è la vita? Come mai si sviluppa la vita sulla superficie di una sfera rotante? Più avanti, quando uno vedrà un po' di più, quando saremo in grado di contattare meglio il pianeta e quindi coglierne veramente gli aspetti essenziali. Spetta a qualcun altro capire cos'è un pianeta. Già c'è tanti cazzi, ma dove devi andare? Non te basta, quello vuoi pure tirargli la barba a Dio, che non hai capito manco chi è questo. Guarda che quello lì sulle nuvole non è Dio, è il Dio di questi, è il Dio di questi. Eyesreye, il tuo Dio si chiama Eyesreye, cioè io sono quel che sono, io sono colui che è. Se no è il Dio di Abramo, è il Dio degli ebrei, non gli israeliti. L'israelita sta qua, l'ebreo sta qua. Ma ci avete un'idea, ma quello era un casino quel posto. Giudaico, cristiani, cristiani, giudaici, giudaico, ebraico, monaco tibetano, c'era di tutto, sannita, monnita, eremita, mertita, ma do cazzo devi andare, ma come fa? Non la prendi più quella storia lì, non la recuperi più quella storia lì, stiamo sui simboli che ci aiutano a capire qualcosa di quello che siamo. Quindi, si è capito un po' questa faccenda, per cui questa metamorfosi, trasformazione, la trasformazione dell'impressione è quello di cui vi parlo continuamente. Non riusciamo a spostarci da questa cosa perché deve essere prodotta questa cosa nella vita di una persona. Quello di cui vi parlo in continuazione è della trasformazione delle impressioni, cioè vuol dire quello che urta la superficie della tua vita e passa e viene filtrata dal tuo apparato formatorio. Riesco a farmi capire? Questa è l'impressione, che cos'è? Prendiamo una macchina fotografica, quelle lì di una volta, con la pellicola dietro, si aprono, cioè il diaframma si apre, l'otturatore, l'impressione cos'è? La luce che arriva e impressiona qualcosa sulla pellicola. Dov'è la pellicola? Qua. Perché la pellicola non è la struttura, non è l'apparato formatorio, la pellicola. L'apparato formatorio è un cazzo di filtro che è stato messo davanti all'obiettivo. E quindi quando a causa dell'impressione passa, quando arriva qua sulla pellicola dove può essere impressa, si imprime ma un po' alterata. Capite? Perché c'è il filtro. Sto usando una metafora, non è che non c'è nessuna pellicola, è una metafora, tanto più che il Todeschini ti dice, cazzo, che te già così, a standard, senza apparato formatorio, appena nato, tu campione un sedicesimo, e già ragazzi sono cazzi. Poi magari c'ha ragione Don Juan, sto sedicesimo di secondo te l'hanno un po' fissato, a furia di influenzarti in un certo modo, capite il punto d'unione cos'è? Non c'è niente dietro la scapola, sono tutte cazzate, i colpi che gli dava dietro, tum, era solo perché andava menato questa merda, le doveva dare perché era troppo scemo e gli menava fino a quando questa si scuoteva un giorno e diceva, non capisco più niente, bravo, abbiamo spostato il punto d'unione. Morti porto in un universo. Secondo me a Don Juan ai primi tempi, io mi metto nei panni di Don Juan, gli veniva l'odio. Però la chiappa a Castanello gli veniva l'odio e dice, questo io spacco, ma che cretino questo. Ma come si fa a farlo?
Come faccio io? Questo dovrebbe essere il prosecutore del mio lignaggio, un deficiente come questo qua. Allora, se non gli è un po'. C'è avuto il guizzo, il Don Juan. Sto sedicesimo di secondo, magari te potevi un po' oscillare, appena nato. Tant'è vero che non è che inquadravi tanto, no? Che ti dicono? Che i bambini non vedono un cazzo. Lo so. Non vedono quello che vorresti tu che vedessero, magari vedono altro, chi lo sa, capisci? Se questa è la realtà e io a un certo punto ogni sedicesimo di secondo faccio un campionamento, viene un momento in cui io vedo questo, non vedo più la realtà, riesco a farmi vedere. Sapete cos'è un campionamento? No. È una fotografia istantanea. Io posso fare un fotogramma dopo l'altro velocissimo, come fare? Li metto in sequenza e non vedo mica la stessa cosa di... Capite? È come quando vedete il colibrì che li vedete, non li vedete sbattere le ali, ma se lo rallenti in slow motion, vedi che proprio fa. Così, capisci? È che a tutta la... È come la mosca a te, non è che la mosca è beffarda, che non la riesci a prendere, è che la mosca campiona diverso da te, quindi quando tu fai così e pensi di essere velocissimo, e la mosca ti vede così. E quindi quando è lì dice, no cazzo vai, e se ne va, capisci? È molto semplice da capire questa cosa. Quindi un sedicesimo di secondo, già... Stai un po' messo così. In più iniziamo, quindi già dal punto di vista istintivo due cose te le iniziano ad andare un po' a incasinare. Capisci? È proprio come funziona qua. Un sistema sopra l'altro, quindi già ti schiaffo un BIOS, che è un BIOS taroccato. Poi ti inizi a mettere un sistema operativo che non è un freeware, paghi tutto. Quando poi inizi, proprio sei Apple. Sei Apple, in generale, o iTunes o nada, de niente, cioè dipendi da iTunes, no, non c'è scampo, cioè qualsiasi cosa che devi fare iTunes, si scarica la batteria definitivamente dello smartphone, non la puoi sostituire, devi riportargli indietro lo smartphone, t'azzardare a aprirlo, a provare a cambiare la batteria, glielo devi riportare indietro e te ne devi comprare un altro. Ci avete un'idea? E sono più creati. Con la mela. Il simbolo, cioè, ti piglia pure per il culo. Capisci? Non basta che, capisci, sono Maior, cioè proprio Sodoma e Gomorra, no, in più ti prendo anche per il culo. Ci metto la mela morsa, non una mela sana. Cazzo, la mela col morso, come dire, non l'hai capita che io so quello? So il Satana che, ti fa mordere la mela e tu l'hai morsa. Quello è il simbolo, vuol dire, coglione, ci sei cascato, hai morso anche te la mela. Ha voglia che fai quello sopra tutti, quando alzi lo sportellino ti dichiari da solo, ho mangiato la mela anch'io. Capisci? È tutto lì, così, Apple. Va bene, questa cosa, quindi c'hai iTunes e sei da buttare proprio. Quindi tutto questo... seriamente, se no dopo mia mamma si arrabbia, si dica un sacco di cose brutte. Quindi, cosa stavo dicendo? L'impressione, questa cosa che arriva, passa attraverso il filtro quando è arrivata qua. Capisci? Cioè, io lo capisco che delle volte puoi sentirti disorientato. Puoi capire e non capire. Più si riduce la struttura che deve attraversare e più tenderai a capire. Più c'è massa sopra, capisci? E più diventerà difficile che tu capisca. Cioè, tu non sei scemo, non è... L'intelligenza non è qualcosa di misurabile, è uguale per tutti. Il problema è il limite, capite? Questo è il confine dell'uomo. Il confine dell'uomo è il confine del suo attuale stato. Ma i limiti? No. Cioè, cominci a arrivarci al confine prima di metterti dei limiti. No, questo non si può fare. Cioè, in questo stato qui, come funziona? Cioè, riuscite a avere dei lampi di ricordo di quella vita lì?
Perché è proprio come se fosse un'altra esistenza, è quella, la vita di un altro. Delle volte c'è della gente, mi ricordo la mia incarnazione, no, guarda, non è l'incarnazione di un'altra, è quando eri bambino. È che ormai la percepisci come la vita di un altro. Tu nasci, tolto il primo momento, come ho già detto tante volte, no, ti tirano fuori quattro schiaffi così buttato su sto coso freddo che, secondo me, butta un po' male la cosa, di per sé, però sai, dopo un po', tanto è cromale, non c'è un cazzo da fare, cioè c'è un'idea, 9 mesi dentro sto brudino così, ti buttano fuori, ma che cazzo c'è la voglia di uscire, per forza. Però dopo il primo trauma così, arrivi lì e c'è questa cosa, dove ti attacchi e lì è alimentation. Cioè la ciucciona di tua mamma e sei a posto, cioè lì ritorni a stare in paradiso. Per un po' nessuno ti romperà i coglioni, perché stai ancora un po' sviluppando. Appena inizi ad alzarti in piedi, inizia il casino. Già si inizia a gattonare, vai, mi acchiappa il bambino che sbatte la testa e il coso, già, che ho fatto? Te non lo sai perché ancora non parli, però la sensazione che sperimenti è la sensazione che sperimenti oggi quando dici che cazzo ho fatto? Come se arrivasse una volante dei carabinieri e ti ferma. Sei senza patente, non c'è il libretto, la macchina è rubata. Che cazzo ho fatto? Era un controllo, stai tranquillo, non l'hanno neanche rintracciata la macchina. Vabbè, però quello, solo che non parli da bambino, però la sensazione che vivi è uguale, paro paro, perché ormai è quello che prendi. Piano piano inizi pure a parlare e da un certo punto in avanti questo stratone qua, proprio così, questo è proprio uno stratone, devo trovargli ancora un nome a questa cosa, ed è l'epoca, l'era del non fare questo, non fare quello, non toccare di qua, non mettere di là, stai fermo così, metti il mobile così, e dopo un po' tu inizi a muoverti così, lo fa, stai fermo, da lì in avanti è finita, basta, sei controllato, non c'è più niente da fare, da lì in poi iniziano a depositarti, e anche quando tu fai arrogante, lo fai, ma dentro c'è paura, ti stai fottendo di paura, e dici, non mettere il piede, tu, c'è niente da fare, è un disastro, perché non c'era coscienza, non c'aveva il precettore, ci voleva lì uno che sapeva che cazzo stava succedendo e ti aiutava a mettere le mani nel posto giusto. Nasciamo in un mondo di inconsapevoli e quindi non è colpa di nessuno, però sta di fatto che alla fine il risultato finale è quello. Ringrazia Dio, ma è Dio proprio Dio, tu, cioè ringrazia Dio che per chissà quale strana ragione non ti sei lobotomizzato completamente. Chissà per quale strana ragione a un certo punto hai iniziato a interessarti di queste cose. Perché è proprio strano. Sei anomalo, amico. Fatti vedere da un medico. Lo sai che là fuori ti dicono così? Pigliati la pastiglia, sin da me. Tu doffa fa. Non dice così la canzone. Pigliati la pastiglia, sin da me. Ecco qua, quindi questa impressione, figurati, guarda quanto materiale devo attraversare. Quando è arrivata qua, capisci cos'è il semitono? È distorta. Lo shock addizionale dell'ottava laterale. Ma quando cazzo si riprendono più questi? Ma l'han capito cos'è l'ottava laterale, lo shock addizionale di sto paio? Cioè io poi così mi vanno a incazzare ancora di più. Perché c'hai in mano una sapienza e la stai massacrando. Vabbè. Lo shock addizionale da dove proviene, tra l'altro, ragionamento? Che chi ne sa un po', guarda lì, cascano pure i pezzi. Per chi ne sa un po', da che cos'è lo shock addizionale? Quando si produce? C'è qualcuno che ha studiato un po' quarta via, queste cose, no? Niente. Sono riuscito a cacciarli via tutti. Anche di quelli. Dall'esterno? No. Shock addizionale, mi ricordo di sé, mi faccio presente. Faccio presente e crea l'ottava parallela, così ti viene spiegato.
Lo shock addizionale è: mi rendo consapevole, quindi invece di lasciare che il processo prosegua seguendo la linea di minore resistenza, che è quella della legge dell'ottava, la raddrizzo. Ma l'ottava non esiste, porca d'una puttana. L'ottava è da do a do. Io questa distanza la posso dividere come minchia voglio, in 7 toni, come in 12, 24, 32, cioè il fatto che tra do e re c'è un tono, tra re e mi c'è un tono, a un certo punto tra mi e fa c'è un semitono e tra il si e il do c'è un semitono, poi qua, sapete come è fatto? No, il pianoforte c'ha i tasti bianchi, mettiamo un bel pianoforte qua, così, tasti neri, qui non c'è il tasto nero perché è già un semitono, i tasti neri sarebbero i semitoni, no? Ci sta così, ecco, questo arriva al finale della faccenda. Non c'entra nulla, è uno schema di comodo. Il 3 crea, l'8 organizza, il 7 organizza. Ma stai scherzando? Ma tu l'hai visto là fuori quanto spazio c'è? Il 3 crea, il 7 organizza. Ma a casa tua, a casa mia, c'è uno spazio che non finisce più e non ci ho capito ancora un cazzo. E vediamo come devo fare per stare ben ubicato e coi piedi per terra e piantarla di raccontarmi fregnacce. Perché se no da qua non ne esco più. È un male? No! Stai dove cazzo ti pare? Dipende dall'impulso che ti anima. Capisci? La motivazione. Dipende dall'impulso che ti anima. Tutto relativo. Ogni pietra deve dare il suo tono. Quindi in quel senso, il tutto il discorso è per quello che voi trovate poi nel capitolo 9 di Frammenti di un insegnamento sconosciuto tutto questo discorso su il cibo. E quindi c'è la trasformazione, c'è il cibo fisico, c'è l'aria e ci sono le impressioni. E ti viene detto che cosa? Ma è uno schema, porca una puttana. Capite che se non lo ragioni non ci arrivi mai a capirla. La Sofia, senza il ragionamento, non va da nessuna parte. E il ragionamento dove sta? Capire il potere della suggestione, capire che c'è quel meccanismo dietro. E allora a quel punto inizia a ragionare, faccio funzionare bene la mia testa. E allora mi metto qui, e allora quando quello mi dice il cibo c'è l'apparato digerente, grazie. Per l'aria ci sono i polmoni, per le impressioni non c'è un cazzo. Va costruito lo stomaco delle impressioni. Ma che cazzo dici? Ma se una cosa là fuori che arriva e urta i miei organi di senso, io la traduco come una cosa sgradita, io lo sento nello stomaco e faccio i ruttini e lo devo anche digerire. Dove ce l'ho bisogno dello stomaco delle impressioni? Che lo faccio già con lo stomaco fisico. Capite? È come il discorso della quarta via. Come viene costruito? Che cazzo sono schemi, porca puttana. Cioè, com'è la cosa della quarta via? C'è il fachiro, c'è il monaco, e poi c'è lo yogi. E poi c'è la quarta via, la via dell'uomo equilibrato, che insieme la via di tutti questi. E poi in più che ti aggiungo, questi devi ritirarti in un monastero, invece questo lo puoi fare nella vita normale di tutti i giorni. E tu guarda se ce n'è uno che si mette lì, inizia a guardare la cosa e dice: ma questa è una stronzata. O vuole dire qualcos'altro, o questa è una stronzata. Perché per diventare fachiro, altro che dominare la mente. No, perché cosa ti dicono? Il fachiro domina il corpo fisico, il centro motorio, il monaco il centro emozionale e lo yogi il centro mentale. Cazzo! Tu per fare il fachiro devi avere una mente ferma e non c'è utilità. Per fare il monaco devi avere una mente ferma e devi avere il dominio del corpo. Per fare lo yogi hai la mente ferma, anche lo yogi, però devi avere il dominio delle emozioni e il dominio del corpo. E allora dove cazzo è la differenza? È che facendo lo scaltro continui a essere schiavo. È che era uno schema per insegnarti, perché in realtà il fachiro, che tra l'altro te lo dice anche, perché se ti leggi Incontri con uomini straordinari, ti dice che il fachiro non esiste, il fachir significa impostore, ma c'è Ezvunan, che è il significato vero del fachiro, colui che domina il corpo, in realtà
sta parlando del corpo fisico, qua sta parlando del corpo, del sentimento, il corpo emotivo, cioè della funzione, per corpo intendo corpus, l'insieme dei sistemi. Qui corpo fisico vuol dire l'insieme dei sistemi, sistema digerente, nervoso, tutti gli apparati, ok? Quello, il centro e il dominio del centro emotivo significa la funzione, l'emozionale, questa cosa che noi chiamiamo emozionale per comunità, ma l'emozionale e il pensare non sono separati. Tu pensi e generi risposte biologico-sensate. Se rileggi con le risposte e alteri ulteriormente il tuo modo di pensare. Lo yogi ti sta parlando della chiacchiera interiore, del centro intellettuale. È un modo come un altro per dirti ermeticamente tre volte magnifico, cioè ermete trismegisto, cioè oro, incenso e mirra. Lo vedete che sono sempre gli stessi simboli? È la mirra il fachiro, e l'oro è il, dove cacchio è, il monaco, e l'incenso è lo yogi, perché l'incenso è per la mente, l'oro è per l'emozione, che poi l'emozione è la coscienza, e la mirra è per il corpo fisico. E uno è nero, l'altro è giallo e l'altro è rosso, e non è che uno è cambogiano e l'altro è Lakota e l'altro è di tua sorella, ma ci avete un'idea qua? Per poterti propinare cazzate come il Theta Healing vanno a pescarsi delle puttanate per giustificare scientificamente la cosa. Te la spiego veloce, però vedi, adesso gliela spiego, la useranno. Te la spiego veloce, potere della suggestione. Se l'idea che esprimi, la pista logica che fa, è coerente, è credibile, tu la riesci a realizzare. Ma è meglio ancora sapere che esiste il potere della suggestione, così è ancora più onesto. Eh sì, perché più onesto è e più puoi attivarti. Riesco a farmi capire. Poi ci sono delle cose che sono proprio così. E quindi questo gioco della trasformazione dell'energia, quindi estraendo dal cibo, estraendo dall'aria, non mi metterò a fare lo schemino, se volete proprio una sera facciamo lo schemino del corpo umano, le tre parti, la testa, il torace e l'apparato digerente, vediamo queste belle ottave, queste sfere così, idrogeni 192 che diventano idrogeni 96, poi idrogeni 48, 24, idrogeno sì, per tutto, per arrivare a spiegarti che alla fine tutto verte sul sesso. Non facevi prima fare una bella sintesi, tac, e arrivi lì. No, sai perché mi devo dilungare, non io, questi? Primo perché così io ti tengo lì un appuntamento dopo l'altro, io ti dico tu, cioè quello che ti dico in una puntata è il pastiglione, e ogni volta ti ripeto il pastiglione dall'inizio alla fine, cioè vi state rendendo conto che io ho rifatto un'altra volta lo stesso percorso dall'inizio alla fine? Come cazzo fai tu a digerire le tue minchie di impressioni? Ricapitolando, lavorando in calma, iniziando a imparare a osservare la vita e guardarla con un occhio diverso, che avrai coltivato per forza da qualche parte, se no quell'occhio lì non sorge, quello che diceva lei all'inizio. E questo è, in questo momento, quello di cui abbiamo sempre il più parlato, l'accento dei discorsi è sempre verte il più delle volte su questo discorso qua, perché ci vuole un po' per capirlo e mettere in pratica qualcosa. Perché in realtà il discorso poi di come io possa utilizzare questo idrogeno C12, cioè legato al centro sessuale, cioè la sfera del sesso, è anche semplice, se uno ha capito. Ovvio. Io ricordo una volta feci una domanda, quando mi spiegavano tutto. Cioè, il fatto che l'energia non dovesse essere persa, per me non faceva una piega. Era una cosa che... Per energia non persa significa no orgasmo. Perché l'orgasmo uguale corto circuito. Questa cosa la vengo a spiegare meglio dopo. Adesso la teniamo qua come schema. Ok? Perché due linee guida ci servono in quel senso. L'orgasmo è funzionale alla natura per creare figli. Questo non significa che non va creati. Cioè, so se si capisce. Qua siamo arrivati all'estremizzazione che chi fa dei figli è un coglione.
Ma io non ho mai detto una cosa del genere. Ho solo detto che l'orgasmo è funzionale alla riproduzione. Sapete come funziona? Questo è il peperone. Funziona, per quello si chiama pistola, eh. Sapete, questa espressione già si è persa, perché voi siete giovani, voi siete quelli col contratto a tutele crescenti, quindi io non so quanta roba sapete del passato, capite? Perché vi hanno tolto un po' di informazioni, perché se no iniziate a chiedergli quello che avevano i vostri tempi. Quindi voi ormai siete tranquilli che la pensione non la prenderete mai. Quando vi intervistano sono queste le cose che dite. A me non me ne frega un cazzo di avere un posto sicuro e non mi interessa, io tanto so già che la pensione non la prenderò mai. E pensi che sia una pensata che è uscita dal tuo canestro. Non ti sei accorto che piano piano a bollirti ti hanno convinto e tu adesso fai tutte queste dichiarazioni? Non che al contrario ti voglio invitare a quindi a esigere il lavoro a tempo indeterminato, il lavoro sicuro. No, cioè, amico, è schiavitù. Fine. Guarda in un'altra direzione, se ci riesci. Che orecchie per intendere, intenda, diceva il tizio. Quindi, cosa che stavo dicendo? Il peperone. Ecco, il peperone, la pistola, sai come funziona? Quando si mette un po' tutta la situazione in agitazione, parte questo fuoco che si chiama libido, e a un certo punto lo sperma dai testicoli inizia a entrare nel condotto, proprio come caricare la pistola. Arriva e si posiziona proprio lì, pronti, sei messo lì dentro e inizia a ravanare con sta attrezzo. A un certo punto, quando la situazione si fa incandescente, c'è un muscolo qui tra l'ano e i testicoli che si chiama muscolo pubococcigeo che inizia a, anzi fa solo un unico spasmo, si chiama spasmo, una contrazione, l'orgasmo. Lo spasmo spara lo sperma alla velocità della luce, spruzzando a raggiera la vagina della donna perché la deve mettere incinta. Cioè, la natura è molto intelligente. Ti ha dotato di una doppietta. Si capisce questo. Poi, ovviamente, se il tizio inizia ad abusare del sesso e della libido, sta roba non c'ha più tanta spinta perché calando l'energia vitale, il fallo tenderà a essere sempre meno turgido. Mi spiego? Per quello le persone fanno fatica a avere dei figli. È una masturbazione generale, mentale, emotiva, fisica. È proprio, deve essere in grazia di Dio. Questo qui è come funziona l'attrezzo, quindi l'orgasmo è tiro il grilletto. Pah! Ce la faccio più, non ce la faccio più, dottore, non ce la faccio più. Pah! Tu lo fai perché la natura, dopo che hai fatto questa cosa, ti ricompensa con quel piacere, di quel rilassamento, questo slaus, così. Per quello non vi vogliono fare le coccole dopo. Cioè, si rompono i coglioni, capisci? Perché, oppure fanno queste espressioni assurde dove ti dicono: no, ormai me l'ha data, cazzo di fare, non interessa più. Cioè, poveretti, sono così, cioè, ragazze, sono influenze A. Voi vi arrabbiate con la nonnina che sta tagliando la cipolla, un certo punto entra Smith e tira il coltello, uguale, quindi non ve la prendete perché il tizio è così. Cioè, entra Smith e. E il tizio è andato. Poi d'altronde anche voi vi difendete bene, perché delle volte sembrate possedute da un vibratore in bacchelite, il che ci lascia veramente tutti molto soddisfatti in quel senso. Quindi speriamo che non me lo facciano mai fare a Zelig questa cosa, perché mi rifiuto. Quindi, stavo dicendo, questa è la condizione normale, per quello no orgasmo, perché è il cortocircuito. Tutto quel fuoco lì con l'incandescenza evidentemente va a scemare. Perché? Perché non serve. Cioè, comunque non può essere portata all'estremo, perché a un certo punto te partono le cornarie, capisci? Cioè, a qualcuno gli è anche successo, magari ha un po' messo all'eccesso le cose. Quindi,
Come funziona? Come ti viene raccontata la faccenda? Perché a un certo punto ho capito che questa roba qua, ma per me era spontaneo. Perché? Perché per me era così. Perché tu lo senti, se voi siete veramente capaci di percepire. Caspita, ma tu perché vuoi andare a letto con una persona? Perché vuoi andare a letto? Perché ti porti a letto una persona? Già è brutta l'espressione. Perché? Che ci vuoi fare? Ti vuoi veramente svuotare i coglioni? E tu vuoi soddisfare un attimo così, sentirti donna? Perché così ti hanno scopato? Perché realmente uno cerca l'altro? Un vuoto emotivo, forse. Questo è perché è parte dell'alterazione, ma questo è quello che esce da qua. No, no, ma è giusto quello che dici, questo è quello che esce da qua. Ma da qua, quando è partito l'impulso, non era, perché, capisci, il filtro funziona fuori verso dentro. Arriva l'impressione, gli urti passano l'apparato formatorio e si traducono in quello che tu capirai. Ma da dentro l'impulso del tuo spirito attraversa l'apparato e quando è fuori tu lo osservi e ha già preso un'altra forma e ti inizi a convincere che quella era la forma che tu volevi dargli a quella cosa. E quindi o impari ad ascoltarti veramente nell'intimo o diventa molto difficile capire perché stai cercando quella persona. E a un livello c'è, capisci, i tre cammini, a un livello c'è l'appagamento fisico, a un altro livello c'è quel vuoto emotivo che dice lui e a un altro livello ancora c'è tutta una cazzata intellettuale che c'è anche quella della fantasia che tu ti stai costruendo. Ma quando è partito da qua non c'era niente di tutto questo. Hai capito dove sono i quattro cammini? Il quarto cammino è in realtà che la tua coscienza voleva incontrare quell'altra coscienza. Cercava la comunione, è qualcosa che va al di là di queste piccole cose. Questa poi ormai è la degenerazione, capisci? Sodoma e Gomorra è questa roba qua, e vado perché così mi svuoto i coglioni, e questo è un vuoto emotivo e quindi inizio a possedere l'altro perché l'altro mi fa, mi colma le mie cose, e poi c'è tutta l'altra cazzata che è la moda, il costume, quindi va fatto, manco mi passa per i coglioni, però è tutto omologato e pensato e stimolato in tutte le maniere. Però quando è partito da qua, quell'impulso era coscienza, l'entità, l'essenza, scoprire la, perché attraverso l'altro mi inizio a conoscere. Posso scoprire, perché con quel contatto lì io sento delle cose che sono mie, dell'intimità più profonda, perché tu per unirti con un'altra persona sessualmente, amico, ma altro che i pantaloni devi calare. Devi calare tutte le tue barriere, è il problema che non le cali più e quindi ti unisci per motivi diversi. Se veramente ti volessi dare adito o seguito a quell'impulso, ti devi aprire nudo, ma non nudo fisicamente, nudo fuori e dentro. Questa cosa ti fa paura e ti rivesti di tutte queste cagate. E quindi non la capisci più che se tu ti stai unendo anima e cuore con una persona, l'ultima cosa che ti passa per i coglioni è farla finire quell'esperienza. E allora vedi che spontaneamente non cerchi l'orgasmo, poi diventa una regola. No, orgasmo vuol dire fare il tantra o l'alchimia o il maituna, ma quella è la regola, dovresti scoprirlo da te. Che se vuoi l'altro, caspita, a quel livello di incontro, di percezione, a te non ti passa per i coglioni. Perché sai, perché l'hai sperimentato, sai che quel cortocircuito fa finire tutto. Perché quel calore che si crea, quell'armonia, quella nuvola avvolgente, che veramente sei uno nell'altro, in realtà sei tu e basta. Senti come sei fatto. Senti amore dentro, capisci che cos'è l'amore.
fosse solo per egoismo, l'ultima cosa che te vuoi è che quell'esperienza finisca. Questo è alchimia. Poi ci sono tutte le spiegazioni del come fa questa cosa a tradursi poi in solve coagula e allo stesso tempo in maggior vitalità per fare delle altre cose, cioè recuperare energia, quello che viene chiamata trasmutazione. O tantra, o maituna, o sesso yoga, o tutte queste belle paroline che non voglio dire, ragazzi, vi prendono per il culo, lo dovete capire, che voi quando andate in India vedete la porta dove lì c'è scritto in inglese scuola di tantra, sotto in tibetano c'è scritto voglio state lontani che qua è per gli americani, gli dobbiamo fottere i soldi. Solo che tu tibetano non lo capisci, che bello, guarda, scuola di tantra. No, c'è scritto Tantra School, ma per l'americano, qua sotto c'è scritto attention, attention please, non entrate perché questo è per spennare gli americani o gli stranieri, capisci? E ti raccontano tutte queste cazzate, il mudanda, badanda, il futanda, e poi l'orgasmo della montagna, sta specie di Krakatoa, che cazzo ti dice? Un vulcano in mezzo alle palme, ma che... Ma come state messi? Cioè, ma ti pare che uno si tortura per delle ore per poi sparare a un mitragliatore? Una carronata, non è più una pistola, dopo due ore a costringerti in quel modo per... Cioè, capite? È proprio aberrazione questa. Sei a questo livello qua e ti racconti cazzate. Cioè, sei al livello che un normale orgasmo non ti basta più, ti devi caricare. Cioè, stai al livello dell'orgia suprema. Ve lo ricordate? Ma avevo raccontato di quello lì che fa i corsi e insegna no. Tutte queste cose. Non vi ho raccontato mai? No, ma sì, forse qualche anno fa. E allora voi non lo sapete ancora perché siete nuovi. Praticamente c'è questo qua, che e lui e la moglie, perché poi sono fantastici, lavorano in coppia. Fanno questi corsi sul tantra, che hanno un costicino. Paio di 200-300 euro come mai costano questi corsi qua, dove ti raccontano un po', no, com'è... Tu ti devi trattenere, il coso, ritenzione del seme, capite? Io non ho mai parlato, trattenere, ritenzione del seme, cose, cioè non c'entra un cazzo, avviene da solo, gente che fa gli esercizi per rafforzare i muscoli del buco del culo, perché così trattiene per quanto tempo, capisci? Più sono capace di trattenere, più ore trattengo e poi alla fine... Il Krakatoa, capisci? Wow, sta specie di uscita lamica gigantesca che ti dovrebbe dare una sorta di guduria gigantesca. Che cosa fanno queste? Praticamente ti caricano per 10-15 appuntamenti con la prospettiva finale, perché il percorso poi te lo scrivono prima, e quindi c'è tantra, immagina, adesso preciso non lo so, tantra 1, tantra 2, tantra 3, perché è a livelli, no? Se non hai fatto il tantra 1 non puoi arrivare al tantra 2, perché sennò come ti faccio a prendere tantra grana, capisci? E quindi è tantra 1, tantra 2, tantra 3, 4, 5, tantra 10, e poi il tantra finale si chiama l'orgia suprema. 100, 200, 300, 300, 300, 2000 euro, l'orgia suprema. Tu stai con una minchia così perché dei mesi che stai a fare a 200, la vuoi l'orgia suprema, fai gli assegni, 2000 euro, vai all'orgia suprema, capisci? Cioè, è proprio il delirio finale, la tomba del Maituna, veramente, la fine dell'amore, questa cosa qua è la fine dell'amore. Mentre, e quindi, nelle mie varie cose così, a un certo punto, quando cerco di capire tecnicamente come funziona, perché poi i riferimenti che voi trovate sono tutti questi, no? Colonna vertebrale, coccige, poi c'è la nuca, famoso calice, no? Dove c'è tutto questo, canale esoterico, come ho detto prima, Anrita, chakra del cuore e via dicendo. Con varie figure più o meno seduttive e pornografiche, però più o meno con poi l'immaginette così. Qui c'è il serpente arrotolato tre volte e mezzo alla base del coccige, la famosa Kunda
Lini che deve svegliarsi, innalzarsi una vertebra dopo l'altra, tutto in una volta, non si è capito che ci sono anche dei fenomeni che non solo, cioè potrebbero tranquillamente non dirle quelle cazzate. Io penso al mio amico in particolare lì, SB, che lui dice che non bisogna risvegliare il Kundalini perché sennò ti scorre dentro la colonna vertebrale, ti parte fuori dalla testa e ti brucia il cervello e diventi scemo. Neanche vai a guardare due minuti, ma, e poi fai officine vulcaniche lì, officine alchemiche. C'ha poco l'alchemico, quell'officina lì. È tutta una metafora questa roba qua. Ma non contento che vado un po' a sconcicare il culo alla cicala come mia consuetudine, e a un certo punto dico, ma scusa un secondo, fammi capire. No, perché la donna è da questa parte e la donna... Un po' la donna è trattata in disparte, dire. Siccome so più che altro uomini che parlano di sta cosa, non sanno un cazzo di come funziona una donna, per lo più. La donna è un po' riservata, per fortuna ancora quel velo lì, della decenza, e non ha tanto piacere di parlare, tolta il puttanone della trasmissione, quella spagnola che parla di goldoni, di cose da mettersi, no? Oppure quell'altra lì, cos'è, la maleducation, tutto quello, però è perché fa audience di bestie, una donna che parla di porcate, però per il resto normalmente la donna ha un suo pudore che ancora non è stato per fortuna completamente svelato via, per cui c'è anche poca voglia di parlare delle sue strutture, e quindi è più l'uomo che parla e racconta, e quindi quando deve raccontare alla donna, la liquida veloce. Sì, no, perché la donna tiene l'energia alla quarta dimensione, è tutta libido sessuale, e quindi la va già trasmutando. La donna può andare dentro un campo, raccogliendo il fiore, che trasmute. Va bene, la donna trasmute. Ascolta, spiegami una cosa, amico. No, perché io... ti seguo, cioè vengo a bomba perché sono d'accordo con te, no orgasmo perché capisco, ma lo capisco come te l'ho spiegato prima, non lo capisco perché mi devo trattenere, perché così costruisco i corpi solari, così faccio le iniziazioni, così accedo ai misteri maggiori. Legati, guarda così, legatela. Ma la macina, seguo le belle ruote così, sul ponte del ponte tibetano, vai su un cazzo di ponte tibetano, e la butti di sotto, così fai proprio il gong completo, ti butti di sotto. Allora domando e dico, senti una cosa, allora, mi sta bene il simbolo, le acque sono le acque seminali, bisogna dargli, va messo il fuoco è il fuoco della passione, e queste acque qui però mi sfugge, cioè finché rimaniamo nell'ambito della metafora, e qui guardate che io vi sto spiegando una roba, purtroppo mi spiace che c'è la telecamera perché adesso l'ascolteranno e poi la racconteranno nei loro corsi profumatamente pagati, è un po' questo che mi... no, perché è giusto che quelli purtroppo i poveretti sperduti per l'Italia che non possono arrivare qua sentano, d'altronde anche voi avreste preteso lo stesso. Poi l'ho già detto, già spiegato, quindi non importa, fa niente, tanto cazzi vostri, voi lo sapete, cioè cazzi loro, voi lo sapete, quindi sapete da dove, qual è la fonte. Perché questo non sta scritto nei libri, questo si capisce se tu stai sul pezzo, non c'è scritto nei libri. Nei libri ci sono scritti solo i simboli, e ci sono persone che hanno preso i simboli alla lettera e raccontano cagate. Perché non hanno mai neanche voluto provare, cioè vuol dire che questi non hanno neanche mai provato a fare l'alchimia. Insegnano tantra senza aver mai fatto tantra in vita loro, se no avrebbero scoperto quello che ho capito, e ho scoperto. Allora dice, guarda, l'acqua la capisco, il fuoco è il fuoco della passione, ok, tutto questo discorso, l'acqua deve bollire, sale nella colonna vertebrale, precipita nella testa, e l'aria esce, va qui, va nel chakra del cuore, e quindi tutto il resto, no, quello che vi spiegavo un po' prima del simbolo degli elementi. Solo che il tizio sostiene, no, cioè il problema diventa quando le acque diventano la tua semenza, cioè lo sperma maschile. Perché se le acque rimane nella sfera del simbolo, buona,
Ma se me lo fai diventare una cosa materiale, me la devi spiegare. Come cazzo fa lo sperma da qua a venirgli in testa uno? Io capisco che i ragazzi hanno lo sperma che gli cammina nell'occhio quando si vogliono fare le compagne a scuola. Però è simbolico, non gli è salito veramente lo sperma e viaggia nelle, capisci, nelle pupille. Sai che non ha risposto? State pronti perché si rompono le sedie. Praticamente mi ha detto la stessa cosa che ti direbbe un dottore quando ti cerca di raccontare che esiste la metastasi. No? La cellula che ti parte dal polmone va dentro il torrente sanguigno, cammina in giro, a un certo punto dove cazzo vuole andare? Nel bacinetto renale diventa una cellula staminale, da cellula polmonare si trasforma in una cellula del rene. Cioè, praticamente una metamorfosi, una mitosi, qualcosa così. Cioè, il ritorno, sapete cos'è una cellula staminale, no? La cellula staminale sono le cellule originali, prive di specializzazione, poi decidono che cazzo fare. Mi dice questo, che l'uomo e la donna uniti insieme a un certo punto raggiungono 100 gradi di fuoco. Che ci può stare? Non 100%, 100 gradi di fuoco. 100 gradi, questi 100 gradi, quindi l'acqua deve bollire solo a 100 gradi, e lo trovate scritto, l'acqua deve bollire a 100 gradi. Lo tengo qui. Acqua a bollire. Che ore sono? Le 11? Va lunga stasera, però cazzi vostri. Mezzanotte, benissimo. Ci avete freddo, volete andare a casa? Accomodatevi. C'è problema. Eh no, adesso avete provocato, state qua fino alla fine. Come? A parte fare lo schiavo domani. Non ha importanza. Vedrai che vai a casa più contenta. 100 gradi. 100 gradi. Quindi l'acqua deve bollire a 100 gradi. Tenetemelo lì per favore, perché adesso comincio anch'io a perdere i pezzi, quindi rammentatevi, tenetevi a mente questa cosa, che deve, per poter trasmutarsi, deve bollire a 100 gradi. Bella questa cosa. Cosa succede? Uniti a un certo punto, ma chiunque lo sa, inizia in un modo, poi piano piano comincia a crescere, no? Il piacere, la libido, come la chiamiamo, quella cosa lì, quel calore inizia a crescere. Quando raggiunge i 100 gradi, per questa ragione che deve assolutamente raggiungere 100 gradi, quando raggiunge 100 gradi, lo sperma che ha iniziato a entrare, quindi sta caricando la pistola, per effetto del calore che si è prodotto nel forno della donna, si accelera la velocità della luce e sale nella colonna vertebrale ricondensando nella testa. La caffettiera. Sì, voi ridete perché io ho questo approccio qua, ma se io avevo un approccio serio, deciso e tutto quello che ti pare, vedi che mi attaccano tutti, ritorna a casa calabrone. Voi mi avreste creduto, come le moltitudini che hanno ascoltato la spiegazione che ho appena finito di fare, è che io ho un'altra presenza mentre ve lo sto spiegando, perché voglio farvi capire delle cose. Ma se il mio intento era suggestionarvi e quindi ma perché io per primo sono convinto che funziona così, me la credo che questo accelera, tant'è vero che al tizio l'alchimia gli funziona. Il problema ce l'ho io, perché per me non è per un cazzo credibile che lo sperma si accelera alla velocità della luce e sale in testa, capite? Poi anche a lui gli succede un'altra cosa che ho scoperto dopo, dovendo trovare per me una spiegazione ragionevole, allora poi ho capito perché anche a lui gli va a funzionare se crede fermamente che lo sperma si accelera. Perché è dovuto al potere della suggestione. E quello diventa il testimone fisico, quell'idea diventa il testimone fisico, la bacchetta magica della strega. Capite cos'è la bacchetta magica della strega o il bastone del mago? È il testimone, cioè un oggetto, il testimone fisico che permette che l'atto psicomagico si processi. Ma dal punto di vista biologico, di come cazzo ti pare a te, sta succedendo un'altra cosa. Siccome io purtroppo sono stato condizionato a un materialismo estremo, però credo
che ci sono delle cose valide in tutto l'esoterismo, questo essere materialista e allo stesso tempo fedele al Cristo mi ha permesso di aprire il codice e comprendere qual era il mistero celato in quelle descrizioni. Che è questo? Ciò che tiene in vita le persone, sto usando uno schema e nonostante si riesca a spostarmi un gradino più avanti è ancora uno schema, però è uno schema più plausibile. Abbiamo parlato di energia vitale, cioè la vita. L'energia vitale, abbiamo detto tante volte, più una persona ha vitalità e più questa cosa gli permette di fare delle cose. Tant'è vero che per comodità, quante volte ho detto, la coscienza possiamo pensarla come un'opportunità che questa possibilità si realizzi dipende dalla quantità dell'energia di cui si dispone. La tua attenzione va, cioè la tua energia va dove è la tua attenzione, mettete insieme questi pezzi e capite perché le persone tenderanno a essere scariche. Anche qui sto usando uno schema quando uso la parola scarico. Cioè, quando tu emotivamente cali, stai scaricandoti. Cioè, sei sottotono, mi piace di più la parola, ok? Più sei leggero, più non senti la paura, più veramente quel senso viscerale di sottomissione sparisce, per quello è importante la postura, essere ben eretti, l'apertura del torace, la schiena ben eretta, è perché questo è un atteggiamento che uno inizia ad assumere che fa fluire meglio la vita, si direbbe, ma non fluisce da nessuna parte, è che tu ci sei di più. E quindi puoi manifestare maggior potere. Ci capiamo? Bene, nell'atto, nell'unione dell'uomo e della donna insieme, noi sappiamo riconoscere che ci sono dei gradi di fuoco. Bene, qual è il dettaglio che ci dobbiamo ricordare? 100 gradi. Il bollire a 100 gradi. Solo se bolle a 100 gradi avviene la trasmutazione. Che cosa vuol dire? Che cosa sono questi 100 gradi? Il limite. È il confine. È il confine che voi normalmente non riuscite a sperimentare mai perché avete orgasmi. Per bollire a 100 gradi ci vuole molta libido, non c'è niente che corre, è la libido, è quel fuoco che è più intenso. Perché è più intenso? Perché ho creato lo squilibrio non perdendo l'energia. Capito perché non ci deve essere l'orgasmo? Perché questo ti carica di più. Se tu tendi ad avere una condotta sessuale dove di quando in quando scarichi, è evidente che non raggiungerai mai 100 gradi di bollitura, perché la tua libido è meno estremizzata, capisci? Cioè, è il discorso, è il gioco della orgia suprema, è il problema che ho usato di merda, per farlo poi scaricare, per fottergli i soldi. Ma il tizio, in tutto quel tempo, ha caricato libido a un punto tale che è arrivato a 100 gradi. Se non perdesse in quell'unione, sapendo, ma lì non è questione, tu non puoi trattenere il sedere, devi aver cambiato filosoficamente modalità di approccio all'altro. L'altro lo devi amare, se no dove vai? Che cosa stai facendo? Cioè non te ne frega niente di incontrarlo quell'altro lì, che poi non è mai vero. Sappiate che non è mai vero. Sapete perché si fa... Quando uno sposa la persona si mette l'anello? Qual è il simbolo dell'anello? È il fallo, esatto, è quello. Quindi in realtà tutte le volte che penetrate una donna la state sposando. Perché quando eravamo messi meglio di adesso, meno degenerati, queste cose sorgevano spontanee. Nella nostra coscienza, perché che cos'è che degenera la tua coscienza? Non, la degenerazione non è qua, è qua sopra.
e quindi gli strati di educazione ricevuta malsana stanno degenerando la tua coscienza, la cercano di corrompere, corrompere l'anima. Se riuscite adesso a capire le parole dei Vangeli, come questi idioti le hanno trasformate per usarle come strumenti di morale, per tenere le persone e farle sentire peggio di come sono, dei peccatori, della gente senza valore. È il cavolo, sono loro senza valore. Il valore c'è, perché il valore non è misurabile. Cazzo, la parte volatile, spirituale, non è misurabile. Non è materiale. È nel mondo materiale che io posso misurare lunghezza, altezza, profondità e semmai il tempo. Ma oltre la linea del tempo non c'è misurabilità. E quindi quanta intelligenza, quanta coscienza? Rispetto a cosa? Relativo a quando? Sono schemi utili per farti capire delle cose, gradi di libertà. E allora questo bollire, quando bolle a 100 gradi, dopo lì lo sai, quando quel calore lì è così forte, porca puttana ragazzi, cosa vedi? Ma non lo vedi con l'occhio, è proprio vedi. Per quello che vengono chiamati i misteri maggiori o i misteri della luce, che purificano l'anima e aprono lo sviluppo di una nuova coscienza. Sono questi i misteri della luce di cui parla Pisti Sofia, eh? La luce è lo sviluppo della tua coscienza, perché bollire in questo modo ti porta in un piano di vibrazione e di visione tale per cui cadono le strutture. Inizi a capire delle cose, cioè capisci delle cose mentre stai facendo sesso con una persona, cioè capite? Ecco, è una logica completamente fuori dalle vostre logiche. Le vostre logiche sono: mi unisco per svuotare i coglioni, mi unisco perché amo questa persona che non è amo ma è mi devi compensare i vuoti, punto fine. Cioè, tutto c'è tranne che mi unisco perché conosco. E anche lì dovete capirla bene: mi unisco perché conosco. Perché se è arroganza intellettuale è anche peggio. E a questo livello qua. E anche quelli li ho incontrati. Li ho incontrati tutti. Sapete come vi chiamano, care signorine? Adanor. Il vaso. Devo trovare un vaso per fare la trasmutazione e costruire i miei corpi solari. Io fossi una donna, a quello gli darei una clavata in testa e glielo darei io il vaso. Tutti i giorni in testa a manganellate. Vedi che è il vaso. Prima lo circuisco, poi quando l'ho fatto mio lo chiudo nello scantinato di casa e tutti i giorni gli rompo un vaso in testa e poi me ne vado. Fino a quando, e non gli dici niente, fino a quando un giorno dopo, guarda, biologico sensato, 3 settimane e mezzo, ti presenti, 21 giorni, ti presenti e gli dici, adesso hai capito? Se ti dice, cosa dovevo capire? Ricominci, altri 21 giorni a rompermi il vaso in testa, fino a quando, da un certo punto, è andato in risoluzione, ha capito e ti dice sì, scusa, ok, adesso possiamo iniziare a ragionare. Atanor, la donna si trasforma in un atano e vedi questi mentecatti così alla ricerca col manuale di alchimia in mano o quell'altro, come che si chiama? Alchimia sessuale, matrimonio perfetto, cioè testi di tutti i tipi, il Tao del sesso, tutte le il maituna, il sesso sacro, sì, vai, drogati. Non c'è scritto nei libri perché bisogna bollire a 100 gradi. Che cosa significa bollire a 100 gradi? Significa raccogliere le risorse, quello significa. Non c'è niente che sale e scende. Mettere fuoco all'acqua e farla bollire è tutta una metafora. Come? Se si è soli, si lavora in un altro modo. Se uno è solo è fregato, sì, perché ti racconta quello. Se sei in solitaria, non puoi accedere ai misteri maggiori. Rimani un piccoletto ai misteri minori. Come se cazzo passare i 9 misteri minori sia una passeggiata da ragazzi. Lo chiamano ierofante, uno che è uscito dai misteri minori. Vuol dire aver dominato completamente le 3 sfere. Corpo fisico, emozione e intelletto. Vuol dire essere un uomo vero, uno ierofante. Figurati,
ma poi stai ancora a preoccuparti e quindi da solo sono fregato. Ma ascolta, ma non abbiamo appena finito di dire, la vita è maestra? Allora ti piace quando devi andare a fare il fenomeno in giro e citare niente a caso, la vita è maestra, poi quando ti tocca a te dici, no, porca puttana, io sono da solo, si vede che non ti voglio. Limati di più perché si vede che risulti refrattario. Che ne so, faccio degli esempi, adesso non sto parlando a te personalmente, parlo generale. Tra l'altro il fatto stesso che tu abbia quella preoccupazione fa sì che nessuna ti si avvicini. Ma poi perché si deve avvicinare? Cioè, capite, stiamo entrando ancora in quella logica secondo cui non è logica del profitto. È la logica del sistema. Cazzo, ma non ce la fai a vivere la tua vita e vedi un po' che cazzo devi fare istante in istante, situazione in situazione, momento in momento, che cosa ti porta? Ma quanti strumenti vi ho dato? Tra il lavoro in calma, la ricapitolazione, esercizi di trasmutazione da solitario. Cazzo, ce n'è l'infinità. Ve l'ho già detto, lì c'è il prontuario. Nel prontuario, la sezione, la fabbrica dei corpi, che è proprio poi provocatorio, apposta. La fabbrica dei corpi e tutto quanto così, ci sono tutte. Le rune, i tibetani, saluto al sole, l'esercizio pranico, il pranayama, l'ansa, che non mi sono inventato niente, il Falun Gong, fate il Falun, è un altro esercizio di trasmutazione. Che vuol dire trasmutazione? Vuol dire che faccio circolare la mia energia vitale invece di rimanere focalizzato nell'idea stentia lì così. Cioè, che poi ragazzi, avete sempre questa cosa qua in mezzo alla testa, cioè dovete capire che andate in giro con questa mandorla qua, soprattutto quello che è da solo, fai un bel esercizietto, vedi che si scarica un po', si stempera il fuoco, quella roba lì dopo un po' ti passa il male alle palle, ma non perché si accelera lo sperma alla velocità della luce, perché il tuo organismo lo mangia. Un po' lo piscia la mattina e il resto lo mangia, perché il problema non è trasmutare il seme, quello è simbolico. È il seme della coscienza che ne giova, perché c'è maggior vitalità. Cazzo, bolle a 100 gradi. E certo che se ti masturbi tutto il giorno o sei fornicario e ti fai tutte quelle che incontri, secondo te a quanto vai a bollire tu? Non c'è il tempo neanche di produrlo quello sperma lì che ti farà bollire. E vai a 20-30 gradi e non succede un cazzo. E per te è normale così. Più bolli meno e più entri in queste cose. Quando sei proprio azzerato fai solo per svuotarti le palle, quando ce n'hai un po' di più mi diventi un po' sentimentale. E oscilli tra il sentimentale e qua non si chiava da un po'. Che cazzo devo farti io, amico? Cioè, d'altronde, io lo capisco, ti hanno educato dalla mattina alla sera, ste robe, c'hai stimoli continuamente. Perché se io sono capace di parlare in questo modo, dove l'ho imparato? Secondo voi? Quando parlo in questi termini, tra il sentimentale, mi sono scopato a questo, da chi l'ho imparato? Intorno, l'hai sentito, l'hai assorbito, l'hai ascoltato, vuoi che l'hai fatto o non l'hai fatto, è nell'aria. Le informazioni. Che voi vi scandalizziate poi che io usi questo linguaggio è pura ipocrisia, perché questo linguaggio è nell'aria e lo ascoltate e lo conoscete bene, se no non vi produrrebbe il contatto che vi produce. Non vi produrrebbe tutta questa repulsione morale, perché siete anche ipocriti, moralizzati, chiesa, lavora, docet. Non dico che è giusto parlare così, sto dicendo che guardiamoci bene in faccia e non facciamo gli ipocriti. Questo linguaggio è nell'aria e se lo capite tutti è perché tutti siete capaci di esprimervi in questo modo e che non ci avete neanche le palle per farlo. Poi non serve, perché che coraggio c'è a dire delle cose? Io lo uso perché sto spiegando delle robe e vi devo far vedere i due opposti, se sono mai stati degli opposti.
Beh, gli opposti sono Sodoma e Gomorra. E siamo lì, fisico, emozionale, fisico, emozionale. Siamo lì, perché l'emozionale va col mentale, non c'è separazione. Li separiamo per comodità, dialogo interiore che genera una risposta nel fisico. È già fisico. Dov'è l'emozione? In che piano sta? È la descrizione che tu ti dai a quel sentito viscerale lì. È un sentito viscerale, e allora può essere collera, come può essere depressione, ma sono tutte sfumature di quello che stai sperimentando nel corpo fisico. Buonanotte, ci vediamo mercoledì, grazie per la pazienza. Grazie.